Bene, buongiorno, sono il vicepresidente Bossi Simone, accanto a me il presidente Pesco. Continuiamo oggi con le audizioni informali in videoconferenza dei rappresentanti di CIDA, Conflavoro, Confprofessioni, CNO, ANPAL e Fondazione Sviluppo Sostenibile. La pubblicità dei lavori comunico che, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare della Web TV del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso, poiché non vi sono osservazioni a tale forma di pubblicità e è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Iniziamo oggi con CIDA. Abbiamo con noi il dottor Mario Mantovani. Ricordo che i minuti sono 10 per ogni audito. E ricordo ai senatori, qualora volessero fare domande, di prenotarsi. Grazie e buona giornata. Prego, dottor Mantovani, buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli senatori, vi ringrazio per questa opportunità di discutere e presentare alcuni ragionamenti che abbiamo sviluppato nelle settimane, nei mesi scorsi, riguardanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Premesso che ci siamo concentrati soprattutto sui temi di governance, sia generale che particolare, in particolare con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle competenze disponibili nel nostro paese e di strutturare le azioni facendo leva sulle capacità delle nostre risorse migliori presenti all'interno del paese, quelle in grado di realizzare un piano così ambizioso, così difficile. Nelle premesse del documento che vi abbiamo inoltrato esprimevamo una preoccupazione sulla assenza di indicazioni riguardanti la governance che nel tempo si stanno man mano colmando. Alcune decisioni di questo governo vanno nella direzione di strutturare una governance centralizzata, evidentemente ricalcata sulla struttura istituzionale. L'idea di costituire delle task force in qualche modo parallele, scollegate dal circuito istituzionale, ci pareva particolarmente negativa e fonte di contrasti. Il ruolo del Parlamento, abbiamo ribadito, deve essere assolutamente centrale, quindi documenti con le indicazioni politiche, con le scelte di progettualità, con gli obiettivi soprattutto generali da raggiungere in termini di occupazione, non soltanto in termini di PIL, ma proprio di equilibrio sociale, ci sembra debbano essere il faro per le azioni di definizione delle governance generale. Quindi ci pare di capire che in questi giorni le decisioni che vengono prese vanno in questa direzione. Rimangono però aperti ancora i meccanismi attraverso i quali accedere appunto alle competenze manageriali e professionali per realizzare, per attivare realmente questo tipo di progetti. Tra le nostre idee, tra i nostri suggerimenti c'è quella di strutturare di lavoro composto da persone competenti di program management per gestire la complessità dei vari progetti da sovrapporre e che interesseranno numerosi enti pubblici e privati, e che quindi questa task force generalizzata sia poi necessaria anche metodologicamente per avere un'univocità di rendicontazione e di gestione dell'avanzamento. Però il tema è appunto come portare a bordo le risorse necessarie. E qui abbiamo avanzato alcune proposte. Intanto di utilizzare quelli che sono già le società in-house, che quindi hanno già una struttura in grado di operare. Parliamo di Invitalia, parliamo di Sogesit, e quindi hanno già uno schema istituzionale all'interno del quale possono instaurare delle collaborazioni tra pubblico e privato, potenziandone quindi le competenze assumendo a tempo indeterminato o determinato a seconda dell'orizzonte temporale le risorse manageriali e professionali necessarie per realizzare. Alcuni progetti, alcuni programmi richiederanno sicuramente l'apporto di numerose approfondite competenze che sono presenti nelle società di consulenza, più grandi, più strutturate, e questo potrebbe essere
facilitato attraverso una sorta di contratto quadro, quindi una centralizzazione della qualificazione di queste società, un contratto quadro che poi faciliti l'accesso a queste risorse con appalti più semplici da realizzare. Uno dei temi chiave è come far sì che gli enti, soprattutto gli enti locali, quelli che hanno minore capacità di programmazione di gare, siano in grado di accedere a questo tipo di risorse professionali qualificate, no? E quindi un contratto quadro potrebbe facilitare poi l'accesso. C'è poi una necessità di potenziare strutturalmente sia le strutture delle pubbliche amministrazioni centrali che quelle locali. E qui la via è quella dei concorsi. Sappiamo tutti che è considerato lungo e complesso effettuare concorsi nel settore pubblico, ma inevitabilmente occorrerà trovare delle vie accelerate. Le nostre funzioni centrali e quelle locali subiranno un turnover molto accelerato, quindi è necessario che vengano in qualche modo potenziati. C'è poi una scelta di fondo che ci sentiamo di portare all'attenzione di questa commissione, anche per la portata che può avere nei rapporti con l'Unione Europea. Nel piano che finora è stato pubblicato, non era ben chiara una distinzione di ruoli tra l'intervento pubblico statale e il ruolo dei privati. Ecco, secondo noi è molto importante che questa distinzione venga evidenziata. Le nostre idee vanno nella direzione di concentrare l'azione diretta dello Stato in quei settori in cui ha maggiore controllo diretto, quindi quello della sanità, quello dell'istruzione, quello appunto delle pubbliche amministrazioni. E invece sviluppare un quadro regolatorio che consenta di attivare prevalentemente risorse private negli altri settori industriali, anche nei settori strategici. Ecco, senza questa distinzione di ruoli, senza questa collaborazione tra pubblico e privato, il rischio è quello di sprecare le risorse, ma anche di creare poi un quadro confuso nella realizzazione dei progetti. E per questa ragione chiediamo appunto di essere maggiormente coinvolti, ecco, anche come categoria, nei processi di programmazione e nei processi che consentano di attivare le risorse private delle aziende in settori strategici. Ecco, ci saranno investimenti rilevanti nel settore ambientale, in tanti settori industriali. Ecco, occorre fare delle scelte chiare di politica industriale. Il piano precedente conteneva anche delle sovrapposizioni progettuali, poi non siamo entrati nel dettaglio nel documento di questa analisi, immaginando che verrà anche rivisto il piano. Però alcune scelte che non è detto che siano compatibili temporalmente. Parlo dell'elettrico e dell'idrogeno per fare un esempio. Non è scontato che si riescano ad attivare investimenti in parallelo su due canali che prevedono investimenti in reti distributive così significativi. Quindi in conclusione, il nostro punto d'attenzione è quello di prendere della governance e in particolare delle modalità con le quali accedere alle competenze manageriali e professionali presenti nel nostro paese e di renderle disponibili per l'impatto che devono avere su questi progetti estremamente significativi. Vi ringrazio per l'attenzione e sono ovviamente disponibile per le vostre domande. Bene, la ringrazio. Chiediamo se c'è qualche intervento tra i presenti e tra le persone collegate. Non ci risultano interventi, quindi la ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie. Grazie a voi Presidente e onorevoli, buon lavoro. Grazie. Bene, continuiamo con le audizioni. Abbiamo con noi Conflavoro, il dottor Roberto Capobianco, presidente nazionale. Buongiorno presidente, mi sente?
forse abbiamo qualche problema. Presidente, mi sente? Buongiorno. Presidente Capobianco, mi sente? Non sento io. Mi sente? Buongiorno. No, abbiamo un problema audio. Mi pare che si sente adesso, eh? Mi sente, Presidente? Buongiorno. Riesco a sentire io. Proviamo. Buongiorno Presidente, mi sente ad ora? Sì, perdoni, c'è stato un problema tecnico. Nessun problema. Possiamo continuare. Ok, 2 secondi e iniziamo. Ok, siamo andati avanti? Perfetto. Bene, ripeto, abbiamo con noi Conflavoro, il Presidente Roberto Capobianco, Presidente Nazionale. Ricordo anche a lei, Presidente, sono 10 minuti più eventuali interventi. Prego, a lei la parola, buongiorno. Allora, innanzitutto, gentilissimo Presidente Stefano, gentilissimo Presidente Pesco, onorevoli senatori, Conflavoro per me è veramente lieta di poter partecipare alle audizioni di questa commissione, di queste commissioni, al fine di dare il nostro apporto in termini di idee, proposte e progetti relativamente all'analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come proposto alla data odierna. Le linee tracciate nel PNRR comprendono in via di principio elementi e condizioni che sono ottimali negli scopi previsti e che, per tradursi in realtà, necessitano di un'applicazione normativa adeguata alle esigenze del Paese. Con nostra particolare attenzione poi a quelle delle piccole e medie imprese italiane. Prima di passare però ad una sintetica analisi del documento qui in discussione, vorremmo suggerire un intervento in materia di imprese che sappia finanziare le stesse in modo più incisivo di quanto sia stato fatto con il DL Cur Italia o con il DL Rilancio, in una modalità peraltro richiamata nel piano, allorquando si fa riferimento ad un intervento pubblico a garanzia di finanziamenti privati. Ci riferiamo in particolare all'opportunità di emanare, signor Presidente, signori Presidenti, una disposizione di legge che, sul meccanismo analogo a quello del super bonus 110%, finanzi i progetti delle imprese già costituito in fase di avvio. Un'impresa struttura quindi la possibilità di realizzare un intervento economicamente e sostanzialmente confacente alla sua capacità di impresa e non solo ai dati di bilancio pregressi, andando a ricevere per quel progetto, per quel nuovo investimento, per quella nuova impresa, la possibilità di ottenere dei crediti di imposta cedibili, appunto analoghi a quelli del superbonus, creando così lo stesso effetto di circolarità finanziaria dato dall'intervento dalle banche a mezzo di concessioni di immediata liquidità alle imprese stesse. Questo strumento consentirebbe di avere vantaggi nel mondo della produzione, in quello dell'occupazione, in generale nell'economia italiana attraverso un circolo virtuoso che farebbe da propulsore a una reale ripartenza di molti ambiti lavorativi. Non basandoci soltanto sulla capacità dimostrabile dai dati economici, bensì su una progettualità imprenditoriale pianificata con un planning dettagliato che possa finalmente far da volano alla ripartenza delle nostre energie imprenditoriali. Con questo ne abbiamo già avuto modo di discutere con il Presidente Pesco, ma alla base di tutto riteniamo opportuno sottolineare come il sistema dei controlli sull'effettiva e sull'effettività degli interventi e sulla loro rispondenza in termini finanziari a quanto ricevuto sia fondamentale per creare appunto un procedimento di sviluppo che abbia nella legalità, nella concretezza, i suoi fattori essenziali. Controllo che a nostro avviso sarebbe da affidare ai professionisti, ai commercialisti delle imprese richiedenti l'incentivo, non potendo la pubblica amministrazione reggere l'impatto di una mole di lavoro ulteriore senza cadere nella lentezza delle procedure, ed avendo dimostrato nel tempo la qualità e la professionalità della categoria dei commercialisti, tali da poter assolvere l'onere qua edotto in maniera indiscutibile,
monitoraggio che va ad aggiungersi poi al controllo effettuato dagli istituti bancari che comprerebbero quei crediti maturati, verificando quindi nel dettaglio che le spese e i pagamenti sostenuti siano solo effettuati per i costi attinenti alle voci presenti nel progetto di investimento. Quindi un progetto reale, concreto, che possa davvero far ripartire la nostra Italia. Concetti quali quelli indicati nel piano, ossia il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, una maggiore omogeneità nelle risposte che il sistema deve dare, un'attenzione ai giovani, al sud, all'imprenditoria femminile, non posso non trovarci d'accordo. Aggiungendo noi il concetto di uno Stato maggiormente a tutela dei diritti di tutti i cittadini e degli imprenditori, in un'ottica di un diffuso benessere economico. La riforma del sistema giustizia, di quello tributario, l'intenzione di fare investimenti tesi a migliorare l'ambiente nel quale viviamo, il concetto quindi di un rinascimento europeo e di una interdipendenza tra le funzioni economiche sono affermazioni di principio altrettanto condivisibili. Ma noi vorremmo che nel piano fossero indicate non soltanto le cifre per attivare una digitalizzazione, una transizione ecologica ed una maggiore inclusione sociale, ma bensì si affermasse un altrettanto chiaro principio di distribuzione delle risorse che possa giungere ad attivare anche le piccole e medie imprese, riferendoci cioè a quell'oltre 90% di imprese italiane che formano il vero tessuto della nostra economia. Vogliamo quindi sottolineare la necessità di normare nel piano e nei successivi atti esecutivi dello stesso il fatto che una parte degli investimenti, dei nuovi investimenti riservati, vengano concessi alle piccole e medie imprese e che comunque ne sia favorita l'attività produttiva, cioè che siano spacchettati i macro interventi in micro interventi, tali appunto da poter attivare la capacità di lavoro di una più ampia platea di imprese possibili. Scendendo nel dettaglio, in riferimento ai 35,39 miliardi di euro dedicati a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, riteniamo che almeno 12 miliardi, almeno il 30%, siano progettati per essere realizzati a mezzo di medie, piccole e micro imprese, al fine appunto di creare un effettivo beneficio economico all'intero paese. Per Conflavoro PMI, la stessa soluzione deve essere adottata per ogni comparto di spesa, sia sul tema della giustizia, sia sul tema della pubblica amministrazione. Il PNRR, finora elaborato, traccia delle linee di indirizzo come che possono apparire sicuramente condivisibili, ma come detto in premessa, anche in riferimento ad altri elementi del documento, manca una specifica delle competenze, delle azioni, dei metodi che rischia di far passare quindi il PNRR stesso a mero atto di indirizzo. Noi avevamo già avuto spunti propositivi su entrambi i temi che da un lato andavano incontro alle esigenze del sistema giustizia, di una maggiore uniformità, celerità, certezza del giudicato che fino ad oggi sono elementi spesso non coincidenti nel medesimo procedimento. Dall'altro abbiamo più volte sottolineato come la crescita della pubblica amministrazione come valore aggiunto del paese non possa passare solamente dalla digitalizzazione, ma deve invece comprendere una seria ristrutturazione del sistema, anche in questo caso coinvolgendo competenze e ruoli interni i quali si attaglino sul modello di società presente. Per quanto riguarda invece la digitalizzazione della pubblica amministrazione, essa deve avere come fine primario quella di una razionalizzazione ed efficientamento dell'intera pubblica amministrazione, che sia più funzionale ai rapporti con i cittadini ed imprese. L'obiettivo deve essere cioè quello di avere un dialogo dello stesso livello informatico e sistemico tra pubblico e privato, in grado di rendere tale interazione fonte di accelerazione dei processi amministrativi come finale di una diffusione dell'uso delle più recenti tecnologie anche nelle aziende di piccola struttura. La base concettuale deve essere quella di mettere lo Stato al servizio dei cittadini e non più viceversa. In questo quadro risulta fondamentale il ruolo sia delle associazioni di categoria ma anche dei professionisti, in quanto entrambi operano al fine di sostenere lo sviluppo delle aziende con azioni e logiche incentrate su un concreto supporto di carattere competenziale e gestionale. L'ambito dello sviluppo infrastrutturale per Conflavoro poi indiscindibile, legato ad un paese più verde ed ecologicamente più sostenibile, non potendosi ad oggi pensare a crescite economiche che non vadano nel rispetto dell'ambiente e della tutela del nostro territorio.
Abbiamo più volte sottolineato come il governo, le regioni e gli enti locali debbano programmare investimenti che prevedono un aumento della spesa pubblica finalizzata ad accrescere l'efficacia dell'intero sistema economico italiano, dando così lavoro alle nostre imprese. Di conseguenza bisogna recuperare il ritardo accumulato nelle infrastrutture, sia quelle tradizionali da rinnovare e rendere funzionali, sia quelle ad alto contenuto innovativo, come le reti di telecomunicazione necessarie per sostenere quella trasformazione tecnologica della nostra economia. Investimenti in nuove tecnologie che sappiano poi conciliare con una migliore tutela ambientale e devono, ad avviso nostro, ad avviso di Conflavoro, essere oggetto di una comune linea progettuale a carattere nazionale che vada poi distribuita nella sua fase di realizzazione in favore della maggior numero possibile di imprese. È fondamentale per noi spacchettare e raggiungere tutte le nostre imprese italiane, non sempre le solite imprese italiane. In termini generali, noi di Conflavoro crediamo che l'attenzione data al comparto ferroviario debba essere distribuita tra TAV e anche ai trasporti locali, i quali ultimi oggi risentono di un forte ritardo infrastrutturale. L'economia e lo sviluppo si snoda anche attraverso una maggiore attenzione e facilità di mobilità nelle linee a carattere regionale. Sono, diciamo, un momento di produzione, non di consumo, ma per questo non sono meno importanti. Ci pare manchi poi un ragionamento analitico di sviluppo nel settore marittimo e portuale, ambito che oggi risente fortemente della crisi in corso e che necessita di una linea comune di indirizzo operativo, la quale determini funzionalità, potenzialità e capacità di servizio dei vari scali marittimi, andando a creare le migliori condizioni in funzione della loro caratteristica merceologica. Il tema poi dell'internazionalizzazione. Mancano anche qui un piano dettagliato di intervento. Riterremmo opportuno poter aumentare poi le capacità finanziarie di ICE, SACE e SIMEST, le quali svolgono oggi un ruolo di assoluta importanza nello sviluppo del settore che hanno terminato, esaurito il loro bilancio a disposizione con gli ultimi investimenti e che quindi va rifinanziato. Internazionalizzare non vuol dire solo esportare, ma bensì svolgere un'analisi dettagliata, puntuale e professionale di tutte le caratteristiche delle attività al fine di intraprenderla solo dopo aver svolto ogni valutazione sul merito e aver preso cognizione di ciò che comporta in termini finanziari e produttivi. Vado a concludere. Il PNR ci appare tracciare linee che in gran parte possono essere condivisibili, ma la cui concreta applicazione sarà determinata dalla bontà delle disposizioni di dettaglio del documento che oggi sono pressoché assenti. Sarà dunque determinante che i principi non restino pensieri isolati, che si sappia allargare l'arco dei soggetti direttamente interessati a poter creare quindi sviluppo con queste importanti risorse, che il sistema fiscale non si limiti ad un generale ritocco o aggiustamento semplificativo, ma bensì si possa concedere alle imprese italiane di lavorare con molto meno aggravio di imposte, non essendoci altro modo concreto di aiutare un'immediata ripresa del sistema. Siamo grati della possibilità che ci è stata data di essere uditi quest'oggi, restando quindi a vostra completa disposizione per eventuali domande e rimandando nel dettaglio della relazione tecnica a voi inoltrata per specifici argomenti. Vi ringrazio ancora per l'invito, per l'attenzione riservataci e porgo i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti voi da parte anche di Conflavoro PMI. Grazie Presidente Capobianco. Io avrei una domanda da farle sull'idea che ci ha proposto, mi sembra nella parte iniziale di questa relazione. E le voglio chiedere, voi quindi immaginate un sistema molto simile a quello del superbonus 110%, finalizzato a finanziare le imprese per creare e realizzare progetti in linea con quanto previsto dal PNRR, quindi con quanto ciò che è previsto o che sarà previsto per le imprese private. Quindi ci può dire qualcosa in più su questo? Nel senso, quali sono quegli aspetti che potrebbero effettivamente rendere più efficace questo sistema di finanziamento attraverso un sistema canonico? Grazie. Assolutamente sì, Presidente. Innanzitutto partiamo dal principio che per far ripartire il nostro paese c'è bisogno di investimenti privati e oggi abbiamo numerose aziende in difficoltà che non riescono ad avere quindi quelle risorse economiche per poter portare avanti l'azienda o portare avanti nuovi progetti imprenditoriali.
Ma più che altro abbiamo anche tante idee, tante nuove eccellenze che vorrebbero mettersi in campo a servizio dell'Italia per aumentare l'occupazione, per aumentare anche quindi le entrate dello Stato attraverso un nuovo lavoro, nuovo PIL, nuova economia e nuova tassazione. Per far questo c'è bisogno quindi di credere nei progetti imprenditoriali, non soltanto quindi su dati economici già riscontrabili, quindi di aziende che hanno già dei bilanci e possono quindi avere quell'accesso al credito, ma di poter far sì che lo Stato possa essere garante, poter dare quindi liquidità anche sotto forma di credito d'imposta, anche pensando a quello che è stato fatto con il 110%, per poter finanziare nuovi investimenti di impresa. Che cosa potrebbe succedere quindi? Che un giovane imprenditore ha un'idea imprenditoriale che viene appunto attenzionata, che viene valutata tale con un dettaglio analitico di tutti i costi che dovrà sostenere, quei costi che possono essere sostenuti. Così come vengono sostenuti oggi l'intervento di riqualificazione energetica del 110%, quindi tracciati, monitorati e a seguito degli investimenti fatti poter maturare quel credito che può essere ceduto, in modo tale che non ci sia una dispersione, ci sia anche un controllo attento e anche evitiamo in questo caso eventuali giri di fatture che non sono del tutto regolari. Quindi solleviamo totalmente il problema del nero così facendo. Neoimprenditore o l'imprenditore che investe quindi in un nuovo progetto, quindi vedrà che cosa? Maturare quel credito, utilizzarlo per poter portare avanti la sua impresa e poterlo cedere a un sistema bancario che farà altrettanto un controllo attento come sta facendo oggi con il 110%, in modo tale che quelle cifre stanziate vengono esclusivamente utilizzate per quel progetto di impresa e non, come ahimè a volte è capitato anche in passato, utilizzare delle risorse economiche per poter, diciamo, sopperire a eventuali debiti passati. In questa fase siamo davvero pieni di debiti, quindi dobbiamo puntare sul futuro e puntare quindi su una ripresa e su un investimento pubblico nel settore privato in maniera diretta, non soltanto sui bilanci, ma anche sulla progettualità. Bene, la ringrazio. Ci sono altre domande? Sì, grazie Presidente. Stefano Candiani, prego. Buongiorno. Grazie Presidente, ho ascoltato la relazione. Avrei una sollecitazione da sottoporre al nostro interlocutore perché una delle cose sulle quali credo che occorra il contributo di ciascuno ovviamente degli auditi è quello di comprendere se il sistema normativo, quindi il sistema con il quale poi vengono utilizzati i fondi, sia o non sia all'altezza delle aspettative. E nel caso specifico, la mia è una domanda retorica ovviamente per provocare una risposta. Su quali norme, su quali regole bisogna intervenire per avere efficacia. Perché ricordo a me stesso, ma è oggettivo, che l'utilizzo dei fondi europei negli anni passati ha subito purtroppo tempi molto lunghi fino ad arrivare ad essere inefficace nell'azione. Temo che se utilizzassimo le stesse regole, o se continuiamo a pensare di utilizzare le stesse regole per poter utilizzare i fondi del recovery in un tempo altrettanto molto più breve in proporzione alle risorse a disposizione, qui non è questione di bonus, ma è questione di fallire il risultato. Ecco, chiedo quindi qual è la vostra idea e la vostra sensibilità in merito alle regole da cambiare, ai punti di sistema da modificare. Grazie senatore, Grazie. questa è stata la prima analisi che abbiamo fatto. Nel passato sappiamo bene che l'Italia ha speso circa il 60% dei fondi stanziati dalla Comunità Europea. Abbiamo capito anche quali sono i motivi. Aver quindi destinato quelle risorse per interventi non a misura delle imprese italiane. Il nostro tessuto economico è fatto di piccole imprese. Quindi se noi andiamo a creare dei pacchetti da poter quindi mettere a disposizione di tutte quelle realtà italiane che possono accedere con facilità, snellendo quindi la macchina burocratica, creando quindi azioni e linee di intervento che possono essere utilizzate, ritorneremo di nuovo al punto di partenza, ovvero a quello che è successo prima. Ecco perché c'è bisogno quindi che l'azione esecutiva venga incentrata su quella che oggi è la nostra realtà aziendale e che le linee di intervento non vengono soltanto fatte per le grandi industrie, per le grandi imprese, per le partecipate dello Stato, ma sulle nostre piccole e medie imprese italiane. Semplificando soprattutto anche l'accesso, la modalità di presentazione, ma anche l'informazione delle possibili condizioni di aiuto da destinare ai nostri imprenditori. Quindi cerchiamo di capire che l'Italia non è la Germania, la Francia, che il nostro sistema imprenditoriale è ben differente, che ci sono delle necessità principali, ci sono settori che hanno bisogno ancora di più di attenzione oggigiorno. Immaginiamo il turismo, non soltanto il turismo, ma anche tutto l'indotto ad esso collegato, e solo così potremo davvero spendere velocemente queste importanti risorse che speriamo
Speriamo arrivino subito, senatore. Bene, la ringrazio. Ci sono altri interventi? Non vedo nessuno, quindi... Perfetto, ok. Bene, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, Presidente. Possiamo continuare? Bene, continuiamo con il ciclo delle audizioni di stamattina. Abbiamo con noi Conf Professioni, il dottor Gaetano Stella, presidente, il dottor Francesco Monticelli, responsabile del Centro Studi e Lavoro. Buongiorno. Abbiamo ancora qualche piccolo problema. Ci sente? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Siamo leggermente in anticipo allora. Siamo leggermente in anticipo, sì, grazie. Scusate che di solito una volta c'era sempre un po' in ritardo, adesso invece riusciamo anche a anticipare i tempi. E stiamo migliorando, col tempo miglioriamo. Bene, continuiamo con Conf Professioni, abbiamo con noi il dottor Gaetano Stella, presidente, e accanto a lui il dottor Francesco Monticelli, responsabile del Centro Studi e Lavoro. Buongiorno, ricordo a voi 10 minuti e più le eventuali domande. Prego. Guardate, 10 minuti in un descrivere il piano è sempre abbastanza complicato, quindi io faccio una sintesi e poi il documento che è stato inviato invece è completo, quello che è nella vostra disponibilità, quindi... Io cercherò di fare per sommi capi. Intanto, innanzitutto, vi ringrazio per questa audizione sul PNRR, che è sottoposto dal Governo al Parlamento, lo strumento attraverso cui l'Italia programmerà e distribuirà le ingenti risorse messe a disposizione dell'Unione Europea per fronteggiare l'impatto della pandemia. Si tratta di una straordinaria occasione per la modernizzazione e la ripresa economica del nostro Paese, che non può essere sprecata. L'attuale fase di progettazione è pertanto particolarmente delicata ed è apprezzabile che il governo Draghi abbia rapidamente individuato la task force di ministri, tutti di elevata competenza tecnica, cui sarà affidata la progettazione e la gestione dei progetti. Comprofessioni rappresenta associazioni di professionisti, ordinistici e non, e offre il suo contributo di competenze provenienti da tutti i settori dell'economia, del lavoro, della salute, della giustizia, della cultura, del territorio e dell'ambiente. Alcune delle nostre proposte sono state già presentate alla task force guidata dal dottor Colao e poi agli stati generali a giugno che ha fatto il presidente Conte, dell'allora presidente, confluite nella bozza del PNR, anche se non nella misura e con le modalità da noi auspicate. Alla luce di questo contributo e più in generale del fertile dialogo intrattenuto negli ultimi anni con l'istituzione, ci ha stupito l'esclusione dei professionisti dall'ultimo tavolo con le parti sociali convocato sui temi del piano nazionale del governo Conte. La discontinuità del nostro coinvolgimento all'interno del dialogo tra istituzioni e parti sociali è un segnale di disattenzione per la piano di azione per la ripresa del Paese. L'odierna audizione ci offre dunque la possibilità di rilanciare e consolidare il dialogo con le istituzioni e fornire indicazioni per il perfezionamento e il completamento del PNRR. Il Parlamento potrà infatti esercitare la propria funzione di rappresentanza, di camera di compensazione delle istanze della società civile, raccogliendo e valorizzando i contributi delle parti sociali per sollecitare il Governo a recepirli nelle ulteriori bozze del piano. Alcune analisi sulla struttura generale del piano con riferimento alle scelte strategiche e alla governance. Il piano fa correttamente leva sulla ricchezza che caratterizza il nostro panorama economico. La scelta dei coinvolgimenti coerenti con gli obiettivi del piano va dunque nella giusta direzione e potrà riverbarsi sull'economia nazionale con effetti di leva molto più marcati rispetto al modello di un'economia condizionata dall'intervento pubblico. È del tutto assente una strategia di sviluppo delle libere professioni. Il settore dei servizi professionali rappresenta una parte consistente della ricchezza del Paese ed è sempre una vera e propria eccellenza del Made in Italy.
Mancano in particolare iniziative di sostegno allo sviluppo della dimensione imprenditoriale degli studi professionali, da realizzare attraverso tre direttrici: stimolo al mercato dei servizi professionali, promozione di processi di aggregazione, arricchimento delle competenze trasversali dei professionisti. Occorrono interventi pubblici sia per una complessiva riforma del quadro normativo, per rimuovere ostacoli non più al passo con i tempi, sia per un sostegno economico teso all'ammodernamento delle infrastrutture e all'aggregazione dei professionisti. Il piano illustra gli obiettivi dei progetti, ma è lacunosa la progettazione della fase di attuazione dei singoli progetti. Mancano i criteri di identificazione del perimetro dei beneficiari e conseguentemente stime e previsioni sulle risorse potenzialmente assorbibili. È assente altresì un cronoprogramma dettagliato nel progetto delle fasi di attuazione, che in alcuni casi è di particolare rilievo a causa dei numerosi passaggi amministrativi richiesti. Riscontriamo in ogni caso che nel suo discorso di insediamento del Presidente Draghi ha espresso valutazioni coincidenti con le nostre analisi del piano e confidiamo pertanto in un efficiente lavoro di integrazione nella direzione che vi abbiamo rappresentato. Di particolare urgenza è la previsione di un sistema di governance adeguato alla complessità della sua attuazione e alla celerità dei tempi di realizzazione. Osserviamo altresì che l'organizzazione di un dialogo sociale strutturato rappresenta un essenziale elemento di perfezionamento del piano. I soggetti pubblici incaricati del coordinamento dei progetti e dell'interlocuzione con l'Unione dovrebbero predisporre tavoli permanenti di consultazione con le parti sociali, inclusi quelle dei professionisti. Quanto alle strutture di coordinamento e gestione dei progetti, riteniamo essenziale che si siano dotate di poteri a carattere commissariale per evitare l'applicazione di procedure ordinarie che determinerebbero ritardi nell'esecuzione dei progetti con il rischio di disperdere delle risorse. Occorre dunque riprodurre per tutte le azioni previste dal piano i metodi semplificati adottati nel decreto semplificazione dello scorso luglio per le grandi opere strategiche. Nel merito dei contenuti, allora, sulla digitalizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione e del sistema produttivo, noi abbiamo distinto quindi una prima parte che è quella della digitalizzazione della giustizia, con l'obiettivo di contribuire a semplificare gli adempimenti connessi all'amministrazione della giustizia, ridurre la durata dei processi e snellire l'arretrato, nell'attesa di una riforma legislativa del processo civile penale più urgente che stenta a vedere la luce. Per i liberi professionisti italiani non c'è riforma più urgente di questa. L'irragionevole durata dei processi non ha solo evidenti e gravi ricadute sul terreno dei diritti fondamentali e sulla credibilità della giustizia, ma è ormai maturata la consapevolezza che il sistema giustizia è parte integrante del ciclo economico e condiziona in modo determinante l'efficienza e la qualità dell'economia italiana. Le risorse del piano nazionale possono favorire la transizione al processo telematico e lo sviluppo dei metodi manageriali di organizzazione di uffici giudiziari. Qui abbiamo messo un elenco importante di riforme che possono essere fatte utilizzando la digitalizzazione. Faccio presente che in coprofessione abbiamo due organizzazioni, una di e una di notai. Sulla digitalizzazione del sistema produttivo spicca la conferma degli strumenti di incentivazione alla digitalizzazione previsti nell'ambito del piano Transizione 4.0, che assorbiranno oltre 18 miliardi di euro del piano. Si colloca qui una delle insidie più gravi nella prospettiva della parità di trattamento tra soggetti economici, in particolare tra liberi professionisti e imprese. L'esclusione dei liberi professionisti dagli incentivi dello sviluppo digitale degli studi professionali è ragionevole rispetto alle esigenze di sostegno alla crescita delle professioni. A nostro avviso, è del tutto coerente con gli obiettivi del piano, finanziare un piano di digitalizzazione delle professioni per evitare ritardi e diseguaglianze nelle competenze digitali destinate a riverberarsi sui clienti. Riteniamo pertanto prioritario rimuovere gli ostacoli. Un ostacolo è quello che per i professionisti viene richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio. I professionisti, no, soprattutto quelli ordinisti, non sono iscritti alla Camera di Commercio. E quindi evidentemente a loro è preclusa la possibilità di accedere ai fondi della transizione 4.0. Questo è evidente che si tratta di una questione che deve essere risolta al più presto, un ostacolo da escludere. Il piano prevede poi un intervento peraltro piuttosto limitato per il sostegno a processi di aggregazione tra imprese in una logica di filiera e di distretto e nella direzione di favorire fusione e ricapitalizzazione delle PMI nei settori strategici del Made in Italy. Tuttavia il progetto è del tutto carente in termini di definizione di misure concrete a sostegno dell'aggregazione delle imprese.
Tra questi, una riforma della legislazione vigente in tema di incentivazione alla ricapitalizzazione, nel senso dell'inclusione anche delle piccole e medie imprese che d'altra parte hanno il 98% del tessuto economico del paese, al fine anche di agevolare l'accesso al credito delle PMI e l'introduzione degli incentivi fiscali per le aziende coinvolte in processi di aggregazione a livello di filiera e distretto produttivo nei settori strategici. Il piano poi dedica una particolare attenzione al settore agricolo e alimentare. E qui riteniamo che ci sia un'esigenza di processi di concentrazione aziendale e coordinamento di filiere di stretto. Andrebbe poi favorita la ricomposizione fondiaria e il rafforzamento delle filiere alimentari. Poi la digitalizzazione anche in ambito di cultura e turismo, che sono due settori strategici per il nostro paese. Nella cultura, l'impegno per la riqualificazione del patrimonio artistico e culturale dovrebbe essere affiancato da un'ulteriore azione volta specificatamente a finanziare interventi capillari di conservazione e restauro di beni artistici. E altrettanto è opportuno dedicare un'apposita linea progettuale all'archeologia, che in Italia si impone come attività di assoluto rilievo, che può rappresentare un'occasione di risolvere per la digitalizzazione del patrimonio archeologico a partire dall'inventario digitale nazionale dei siti, delle trovamenti e la pubblicazione di materiale in esito delle professioni di archeologo e di restauratore. Transizione ecologica, ambiente e formazione. La transizione ecologica e l'economia delle fonti energetiche, unitamente all'attenzione per la salvaguardia del territorio, costituiscono obiettivi più valorizzati dal europei. Il piano risponde a questo stimolo attraverso l'individuazione di misure condivisibili che risultano tuttavia ancora rapsodiche e prive di una matrice strategica unitaria. Inoltre, i progetti risultano talora formulati in modo generico, mentre a questo stadio di avanzamento della progettazione sarebbe necessario disporre di progetti operativi. Facciamo riferimento alla prevenzione del rischio idrogeologico, che movimentano 9 miliardi di euro, includendo qui le azioni sull'efficientamento delle reti idriche, che possono essere considerate finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico. Sono risorse limitate per chi, come noi, ritiene che monitoraggio e misurazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza del territorio, prevenzione del rischio costituiscono la più importante grande opera pubblica di cui l'Italia ha bisogno. Inoltre, il piano non chiarisce tempi, priorità, modalità di interventi e anche quindi bisogna predisporre un piano gestionale dei progetti che consenta di derogare alle ordinarie ripartizioni delle competenze amministrative, sappiamo la solita comuni, province e regioni, di agire con tempestività evitando interposizioni con altri enti pubblici e coinvolgere in forma strutturata anche i professionisti che si occupano di queste tematiche, in particolare i geologi. Allo scopo poi di promuovere la riqualificazione e l'efficientamento energetico di vita privata, il piano conferma l'ecobonus 110% per i lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico introdotto dal decreto rilancio. Tuttavia si tratta di un sistema concentrato sulle modifiche del patrimonio edilizio esistente. Al contrario, sussiste un'esigenza prioritaria di estensione dello strumento delle periferie del XX secolo, con criteri di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, quindi anche interventi di sostituzione urbana. Appare inoltre essenziale estendere le misure degli interventi di ristrutturazione dell'edilizia non destinata solo a quella di uso abitativo, quando mirata all'efficientamento dei consumi. Un problema particolarmente rilevante per gli edifici energivori, alberghi, stabilimenti industriali e cliniche mediche. Anche l'attenzione alla riqualificazione del verde urbano assume un particolare significato e in questo caso non considera il piano l'esigenza di una preliminare fase di pianificazione, inventariazione e regolamentazione che coordini gli interventi dei comuni inserendo un quadro coerente. A tal fine i comuni dovranno essere invitati a ricorrere a professionisti qualificati come agronomi e architetti che dispongono di competenze adeguate per evitare sprechi di risorse attraverso azioni non coordinate. I fondi poi destinati alla formazione dovrebbero principalmente puntare alla riqualificazione delle tecnologie e delle competenze legate all'uso delle tecnologie tanto per studenti quanto per docenti dalla scuola primaria fino all'università. Questi interventi non possono essere disgiunti dal ripensamento degli obiettivi dei percorsi formativi della scuola superiore e dell'università, per colmare il gap tra istruzione e mondo del lavoro. Proprio sul lavoro e coesione, il piano promuove interventi in massima parte condivisibili, sebbene si percepisca le difficoltà di intervenire tramite azioni mirate in una fase di ripensamento dei sistemi di welfare. Quelle politiche
significativi, un tema strategico per il futuro del paese, anche in considerazione delle trasformazioni del mercato del lavoro che renderanno sempre più urgente la riqualificazione dei lavoratori e il possesso di competenze in continuo aggiornamento. Il piano potrebbe dunque rappresentare l'occasione per affrontare con coraggio questo anello debole del sistema italiano delle politiche per il lavoro. Su questo terreno il piano è del tutto fumoso. Gli obiettivi prioritari sono la creazione di una struttura unica di coordinamento che si occupi non solo di politiche attive, ma anche di politiche passive, una sorta di ANPAP, cioè Agenzia Nazionale per Politiche Attive e Passive del Lavoro. Una vera digitalizzazione e la creazione di banche dati in Italia che consentono un tracciamento dei percorsi professionali dei lavoratori. Le esperienze europee avrebbero dovuto suggerirci che il coordinamento e l'integrazione tra soggetti che gestiscono politiche attive e soggetti che erogano sussidi al reddito disoccupati è uno snodo fondamentale per l'efficacia dell'intero sistema. Le parti sociali, se adeguatamente sostenute, possono governare questo sistema attraverso gli strumenti che il legislatore ha già messo a disposizione. Gli enti bilaterali hanno i fondi di solidarietà, hanno i fondi interprofessionali, quindi possono coniugare politiche attive con politiche passive. Per promuovere l'occupazione del settore delle professioni e dell'autoimprenditorialità, in particolare al Sud, riteniamo utile destinare una quota di risorse del piano all'incentivazione di società da professionisti costituite di professionisti under 40. Sto arrivando verso la conclusione, di prossimità, telemedicina e assistenza sanitaria integrativa. Le azioni proposte per l'ampliamento dei servizi sanitari vanno nella giusta direzione. Medicina di prossimità e telemedicina possono offrire eccellenti risposte al problema fortemente avvertito nel Paese delle carenze di livelli intermedi tra studi medici e strutture ospedaliere. Occorre anzitutto che la casa di comunità prevista dal piano assuma come proprio base di riferimento di partenza il medico di base o una rete di medici di base, dotare di risorse organizzative adeguate in termini di spazi, strumenti e personale amministrativo e infermieristico di supporto. Con riferimento all'implementazione della telemedicina, che rappresenta uno strumento eccellente per le cure e il monitoraggio degli anziani affetti da patologie croniche e legate all'invecchiamento, è essenziale supportare con risorse ad hoc il rinnovo della dotazione tecnologica degli studi medici. In più occasioni, anche di recente, una recente audizione che abbiamo fatto sulle linee guida piano, abbiamo insistito sulla necessità di investire risorse per rafforzare il pilastro rappresentato dai fondi di assistenza sanitari integrativi, che specie ove costituiti all'interno dei sistemi contrattuali, possono assicurare prestazioni di welfare molto elevate anche a fronte di condizioni reddituali limitate che possono agilmente essere coordinate col sistema sanitario nazionale, in una prospettiva di integrazione sussidiaria non concorrenziale a beneficio dell'utente. La partecipazione a fondi sanitari integrativi sarebbe in particolare di grande aiuto proprio per i lavoratori autonomi che ad oggi non sono destinati a fare di incentivi fiscali per l'elezione. Quindi anche questa sarebbe interessante che venisse introdotta nel piano del PNRR. L'Unione Europea, con ingenti risorse messe a disposizione del nostro Paese, è riuscita a dimostrare un volto solidale che non si è utilizzato la sua storia. Spetta ora al sistema Italia essere all'altezza di questo passaggio, un vero e proprio crocevia per il nostro Paese, raccogliendo esigenze e prospettive che nascono dal loro quotidiano confronto con la realtà di cittadini e imprese. Peraltro, le associazioni professionisti raccolte all'interno della nostra Confederazione hanno sviluppato ulteriori proposte dettagliate che si aggiungono a quelle raccolte in questo documento e che saranno messe a disposizione delle istituzioni coinvolte nella gestione del piano. Tra gli obiettivi prioritari per la ripresa sono impellenti le risposte alle sollecitazioni di un maggiore sostegno allo sviluppo delle libere professioni per gli economici. Nell'attuale bozza del piano, le esigenze espresse dal mondo professionale sono del tutto trascurate, così come è avvenuto nella massima parte dei decreti emergenziali adottati durante la pandemia. Sta ora alle forze politiche ripensare il piano, dando risposte a queste indicazioni. Grazie. Sì, bene, la ringrazio. C'è il Presidente Pesco che le vuole fare una domanda. Intanto chiedo se qualche altro Candiani. Ok, Io. prima Presidente Pesco, poi Candiani. Sì, una domanda velocissima. Avete parlato di incentivi per le imprese a proposito della digitalizzazione e anche di altre cose. Qual è secondo voi il metodo migliore per riuscire a rendere più efficace eventuali finanziamenti e per renderli magari più
più diffusi, quindi per dar tutti la possibilità di accedere a eventuali aiuti per le imprese private. Quale metodo secondo voi potrebbe essere il migliore? Dai finanziamenti a fondo perduto, ai fondi rotativi, all'utilizzo della garanzia pubblica, oppure ad altri tipi di incentivi? Grazie. Rispondo adesso subito? Ma sì. I fondi per digitalizzare il paese è una parte preponderante. I professionisti, per esempio, che operano con imprese, con i cittadini, quindi voglio dire, questi interventi sono indispensabili per accedere alle forme di finanziamento che lei ha suggerito, che lei ha indicato. Sono tutte quante forme importanti. I forme di finanziamento diretto penso che siano quelle più significative, perché possono avere risorse per piani di progettazione. Per esempio, per i professionisti, tutti quanti quelli che operano con le varie categorie professionali, cioè praticamente da architetti, ingegneri, ormai utilizzano strumenti che sono indispensabili per aspetti a partire dalla banda larga, chiaramente no. Cioè l'impegno per il rafforzamento della banda larga è indispensabile per la condizione preliminare per fare questi progetti, che portano sicuramente delle ricadute su tutti quanti i settori, e quindi finanziamenti che possono avvenire attraverso il credito, ma soprattutto la ricapitalizzazione ritengo che sia un passaggio più importante, quindi agevolare le aziende a ricapitalizzarsi, le aggregazioni tra imprese, progettazione di filiera e finanziamenti agevolati nei loro confronti, ma soprattutto con finanziamenti europei, quindi tutte le modalità possibili per poter incentivare l'utilizzo degli strumenti per far sì che ci sia una crescita in tal senso. Quindi ricapitalizzazione, incentivare la ricapitalizzazione delle imprese, incentivare le aggregazioni, incentivare i distretti e le filiere, incentivare il Made in Italy. Abbiamo messo anche il rientro dei capitali, cioè le aziende che hanno delocalizzato nel tempo, quindi soprattutto quelle che rappresentano settori in cui l'Italia è giunto, tipo la moda o altri, quelli sicuramente potrebbero essere. Importante anche riportare le aziende italiane che sono state delocalizzate per motivi vari, da manodopera a valore più basso aggiunto di manodopera, ma anche di investimenti. E poi sui temi della giustizia, sul tema del fisco e i temi del lavoro. Sono tutti grandi temi, perché senza le grandi riforme di questo paese possiamo pensare che il paese possa ripartire. Quindi giustizia, fisco e lavoro sono i temi fondamentali per poter dare una marcia in più al paese nostro. Bene, ringrazio. Senator Candiani. Grazie Presidente. Al nostro interlocutore una riflessione e ovviamente una richiesta di opinione, perché parlare di digitalizzazione nel nostro paese spesso e volentieri si è tradotto come una semplice e mera trasposizione in formato digitale di procedure faraginose, lente e, come purtroppo abbiamo sperimentato, inefficaci a livello cartaceo. Ecco, una cosa sulla quale ritengo ovviamente di sollecitare la vostra presa di posizione e quindi anche un'interlocuzione affidabile col governo è quella della consapevolezza che digitalizzazione non può semplicemente limitarsi a non trasferire in formato elettronico ciò che non funziona sul formato cartaceo. Se oggi ci sono procedure che non vanno bene, vanno cambiate, altrimenti avremo sempre, al posto dei 10 timbri, avremo 10 click da fare nel digitale. Grazie. Vabbè, questo è indubbio, quindi la semplificazione sarebbe il passaggio principale per tutto, la sovrapposizione delle competenze, la burocratizzazione che porta alla sovrapposizione delle competenze, quindi una semplificazione è indispensabile. Se prima non si parte a semplificare, difficilmente la digitalizzazione può sopperire a questa mancanza che c'è sempre stata. E la semplificazione è a tutti i livelli, quindi questa è la parte principale. Poi alla digitalizzazione deve corrispondere però quindi per esempio nel campo della pubblica amministrazione è evidente che questo è il primo passaggio. Poi c'è anche bisogno di una formazione nell'ambito della digitalizzazione, perché non tutti quanti, anzi questo può creare, abbiamo visto, una disparità delle diseguaglianze tra soggetti, perché ci sono quelli che sono più, diciamo,
sono nati in questa nuova era e quindi sono più facili, hanno una dimestichezza con la digitalizzazione, e invece molti altri soggetti non ce l'hanno e quindi il rischio è quello di creare delle diseguaglianze importanti che possono essere molto pericolose a tutti i livelli. Basti pensare adesso all'utilizzo dei sistemi bancari, che ormai è tutto disintermediato attraverso la digitalizzazione, quindi si possono creare quelle problematiche di cui lei diceva prima. Quindi ci vuole anche un aspetto formativo e adeguato investimento di risorse in questo senso, perché per poter consentire a tutti di poter accedere alla digitalizzazione in modo anche graduale a seconda dei livelli, proprio per consentire. Quindi qui ci vuole messa in atto di un grande processo che, se vogliamo digitalizzare, bisogna semplificare da un lato e formare i soggetti alla digitalizzazione, altrimenti si creano dei vuoti in mezzo che potrebbero essere estremamente pericolosi. Bene, la Sono ringrazio. Chiedo se ci soddisfatto. sono altre domande. Non ci sono altre domande, quindi le chiedo per cortesia, siccome manca la memoria scritta, non ci è arrivata, perché durante il suo intervento alle volte si perdeva la connessione, quindi alcune parole venivano perse e altri spazi rimanevano vuoti. Le chiedo se per cortesia ci fa avere anche la memoria scritta in maniera tale che così anche i senatori possano poi consultarla. Grazie. Utilizzato sì, anche perché è un documento piuttosto corposo, ma che affronta molti temi anche in modo dettagliato, che quindi potrebbero essere, spero, utile, visto che si avvalsa delle competenze varie del nostro, della Compromissione interno a tutte le professioni di tutte le anime dell'economia, del lavoro, della giustizia, che quindi sono competenze adeguate. Va bene, grazie. Grazie e buona giornata. Altrettanto a voi. Bene, possiamo continuare. Abbiamo con noi la CNO, il dottor Francesco Duraccio, vicepresidente. Buongiorno vicepresidente, a lei la parola. Grazie, grazie, buongiorno, grazie per l'invito a questa audizione. Un saluto da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Mi sentite? Si sente Sì, bene? la sentiamo. Riteniamo come categoria che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia un'opportunità importantissima per il rilancio del nostro paese nel periodo post-pandemia. Per questo motivo abbiamo accettato molto volentieri, e ringraziamo per questo, l'invito a partecipare a questa audizione, depositando alla segreteria della Commissione un corposo documento con delle considerazioni su tutte le misure di cui si compone il piano, anche sulla scorta diciamo, dell'annuncio fatto dal neopresidente del Consiglio dei Ministri, professor Draghi, rispetto a possibili rimodulazioni o riaccorpamento delle missioni del programma. L'attenzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in generale della categoria dei consulenti del lavoro, è rivolta principalmente su alcune di queste misure. La prima, quella la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Poi la numero 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile. E la numero 5, inclusione e coesione. Partirei proprio con alcune considerazioni da questa misura, la numero 5. La numero 5, che vede la prima componente totalmente dedicata, una componente totalmente dedicata alle politiche attive per il lavoro. Avvertiamo evidentemente la necessità che queste vengano potenziate. Condividiamo la finalità con cui si vuole intervenire diciamo, innovare questi aspetti nel mercato del lavoro. Tuttavia dobbiamo
in qualità anche di attenti osservatori, ma da operatori del mercato del lavoro, dobbiamo diciamo fare qualche riflessione, dare qualche spunto e anche evidenziare qualche criticità. E sul punto faccio presente che le misure che poi saranno attuate poggiano su un sistema di servizi al lavoro che vede una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione, e sappiamo che sono note le difficoltà di strutturazione che hanno sia i servizi per l'impiego a livello regionale, ma anche l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro, che da quando è stata istituita, diciamo, stenta, fa fatica a affermarsi in quel ruolo di regia per cui era stata costituita. Il sistema in generale comunque risente di un sottodimensionamento organico, no? È sotto gli occhi di tutti, e diciamo anche molto discussa la contrattualizzazione dei cosiddetti navigator, no? Che nemmeno hanno preso pienamente possesso delle loro funzioni, che già si trovano ad essere essi stessi precari del sistema, con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono in corso di scadenza in quest'anno. E quindi in generale dobbiamo dire che l'intero sistema delle politiche attive in Italia, dopo un periodo di sviluppo favorito dall'attuazione del piano europeo della garanzia giovani, poi del riassetto organizzativo dei servizi al lavoro, con la nascita della prima misura di politica attiva che era appunto la nazionale, che era appunto l'assegno di ricollocazione, oggi registra una involuzione, purtroppo, un'involuzione di sistema, un'involuzione culturale. Quindi riteniamo che per l'attuazione di un così importante ed ambizioso progetto, l'intero sistema dei servizi al lavoro abbia bisogno di un nuovo impulso, di entusiasmo, di continuità d'azione, che non può prescindere dalla creazione di una efficiente rete degli operatori dei servizi al lavoro, con un'integrazione più strutturata, reale, tra servizi pubblici e servizi privati. A nostro avviso bisogna favorire il più possibile la diffusione degli operatori privati su tutto il territorio, e questo si può raggiungere soltanto riscrivendo quelli che sono i requisiti tecnici, organizzativi e strutturali previste dalle norme sugli accreditamenti sia nazionali, quindi per l'accreditamento all'ANPAL, che alle singole regioni, e andando a rimuovere quelli che sono i problemi solitamente riscontrati, problemi di natura normalmente strutturale, che non consentono appunto in molti casi l'abbattimento di barriere architettoniche, di accessibilità, di visitabilità dei disabili appunto presso le agenzie per il lavoro. Questo è un primo aspetto, a nostro avviso, che è indefettibile, e questi aspetti dovrebbero essere anche, diciamo, riscritti per quanto riguarda gli enti di formazione, che pure assumeranno un ruolo importante. Con l'occasione, a nostro avviso, va ridisegnata anche la normativa, consentendo lo svolgimento di servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro con modalità a distanza, tenuto conto del fatto che pandemia ci ha posto in queste condizioni, diciamo oggi di obbligo, però in una situazione, come dire, per andare incontro anche alle esigenze delle nuove generazioni, sempre più digitali, per velocizzare l'erogazione dei servizi per il lavoro, la modalità a distanza, a nostro avviso, capitalizzando l'esperienza fatta nella pandemia, può essere d'aiuto. Altro aspetto che non va dimenticato è quello rimasto incompiuto della legge 81 del 2017, che voleva l'apertura di sportelli dedicati al fare matching nel lavoro autonomo, sia presso i centri per l'impiego e che presso le agenzie private. Un aspetto che va attenzionato e che tutt'oggi non è ancora diciamo operativo. Riteniamo, come dicevo in premessa, che la ripresa del paese nel periodo post pandemia necessiti comunque di un intervento più organico in materia di lavoro, quindi non solo innovazione del mercato del lavoro, ma anche diritto del lavoro. Quindi è necessario, a nostro avviso, che si metta mano a modifiche normative
per creare flessibilità nel rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in entrata. Bisogna capitalizzare l'esperienza dello smart working e quindi normarlo. Bisogna rilanciare il contratto di lavoro a tempo determinato, che ormai non riesce più a soddisfare le esigenze imprenditoriali con le restrizioni operate dal decreto dignità, ma anche è necessario andare a normare il lavoro stagionale e puntare moltissimo sull'apprendistato. Apprendistato professionalizzante che a nostro avviso deve essere rilanciato, riqualificato e con un'operazione di buonsenso in ambito di conferenza Stato-Regioni va fatto uno sforzo per omogenizzare gli aspetti formativi e procedurali su tutto il territorio nazionale. Altra cosa che intendiamo sottolineare è la grande criticità che il nostro sistema di protezione sociale ha mostrato nel periodo pandemico, facendo emergere le differenti tutele che ci sono nel nostro mondo del lavoro tra le diverse tipologie di lavoratori. A nostro avviso ci sono tutti gli estremi per intervenire con urgenza a tutela del comparto del lavoro autonomo, dei liberi professionisti, quindi introducendo una specifica tutela in caso di impedimenti, no? Di adempimenti per motivi di salute, un ammortizzatore sociale universale in caso di riduzione incolpevole dell'attività dei lavoratori autonomi e per finire una disciplina più organica di quello che è il cosiddetto eco compenso. Altrettanto, raccogliendo la delega che dà la legge di bilancio al governo, bisogna mettere mano necessariamente a una innovazione in materia di ammortizzatori sociali e quindi attuando quello che da sempre abbiamo noi sostenuto, cioè un ammortizzatore sociale unico per tutte le imprese del nostro paese. Altrettanto riteniamo importante in questo momento che ci sia un supporto, no, a tutto il sistema imprenditoriale, soprattutto quello delle piccole e medie imprese che poi sono il vero motore produttivo del nostro paese, introducendo un sistema di aiuti, ma principalmente riducendo la pressione fiscale e quindi dando così un impulso all'economia. Altrettanto, ma su questo è stato annunciato anche dal presidente Draghi, è necessaria a nostro avviso una revisione profonda dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi sull'IRPEF, e su questo punto vi annuncio che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, rispondendo ad un invito da parte della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, sta predisponendo un'organica proposta proprio di modifica dell'imposizione fiscale. Per quanto riguarda invece gli aspetti che riguardano la digitalizzazione del Paese, è evidente che non possiamo che essere attenti e d'accordo sul fatto che debba essere una priorità. Lo guardiamo sotto due aspetti. Il primo, sotto l'ottica dell'ente pubblico, perché il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, essendo ente pubblico, sarà uno dei soggetti che dovrà innovarsi sotto l'aspetto della digitalizzazione, ma nel contempo i consulenti del lavoro, ma unitamente agli altri professionisti italiani, sono i grandi utenti del servizio pubblico, sono gli intermediari tra la pubblica amministrazione e il sistema produttivo del paese. Sotto questo aspetto ci teniamo a evidenziare, a segnalare e a far presente di come i professionisti debbano essere destinatari anche loro degli incentivi e delle risorse destinate dalle linee di intervento appunto della missione digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, proprio perché sono soggetti mediante i quali, no, l'evoluzione, la semplificazione della pubblica amministrazione passa. E quindi è grazie al lavoro dei professionisti che si può basare l'efficienza stessa del servizio che poi la pubblica
amministrazione rende. Un esempio nel caso dei consulenti del lavoro, si pensa ad esempio alla trasmissione telematica mensilmente di tutte quelle informazioni agli istituti previdenziali, assistenziali preposti, che consentono poi agli enti previdenziali assistenziali di erogare le prestazioni, quindi tutte quelle implementazioni dei portali su cui si poggia il sistema previdenziale assistenziale italiano avviene proprio grazie al contributo fattivo, in questo caso dei consulenti del lavoro. Un ultimo aspetto, e poi mi fermo, riguarda la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile. Tutta l'attività su cui si pone l'attenzione, la decarbonizzazione, il raggiungimento di competitività dei traffici, il sostegno alla competitività del sistema produttivo del Mezzogiorno, sono evidentemente condivisibili. È evidente che la riuscita di questa missione è condizionata da una burocrazia a volte paralizzante su cui bisogna intervenire. E in questo i consulenti del lavoro, ma anche in generale i professionisti del paese, possono svolgere un ruolo importante in un ambito di sussidiarietà positiva. In particolare sotto questo aspetto noi auspichiamo e suggeriamo che ci sia presto l'avvio di quelle opere pubbliche che sia presso enti locali che anche a livello dello Stato centrale siano già in un avanzato stato di progettazione o di approvazione amministrativa, soprattutto quindi faccio qualche riferimento alla rete digitale, internet ad alta velocità, opere di viabilità, tratte ferroviarie che possano essere, diciamo, sburocratizzate al massimo partendo dall'esempio del Ponte Morandi, ecco, per citare un esempio recente di diciamo molto positivo sotto questo aspetto. Sul punto ci sarebbe, è previsto dal Recovery Plan, la possibilità anche di chiedere un'anticipazione in prefinanziamento da parte del nostro paese all'Unione Europea fino ad arrivare al 13%, però servono appunto i progetti, e quindi riteniamo che i progetti già pronti possono essere un volano per migliorare nel breve il paese, dare impulso all'economia e quindi anche intervenire indirettamente subito sulla occupazione, che dopo lo sblocco dei licenziamenti dovrà fare i conti comunque con un numero di disoccupati dilagante. Concludo, Presidente, dicendo che facendo leva sull'ultimo regolamento approvato a livello europeo, quindi il 22-21 del 23 dicembre del 2020, appunto dispone che ciascuno Stato nell'attuare programmi operativi che insomma fondano le proprie risorse sul REACT oppure nell'ambito dei programmi FESR o FSE, debbano coinvolgere le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali. Riteniamo che ovviamente i professionisti, nel caso di specie i consulenti del lavoro, debbano essere adeguatamente coinvolti, e per la qual cosa dichiariamo fin d'ora, qualora ce ne fosse bisogno, la massima disponibilità del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro a poter essere d'aiuto al decisore politico, ma anche nella stesura più operativa, diciamo, delle misure del piano. Con questo, Presidente, io concluso, ovviamente rimango a disposizione in caso di necessità, rinviando per gli aspetti più operativi al documento che abbiamo presentato in commissione. Grazie per l'attenzione. Grazie da parte dell'Aula. C'era una domanda di Giammauro Dell'Olio, prego. Grazie Presidente. Dottor Duraccio, una domanda. Lei ha parlato del potenziamento dei servizi del lavoro, dicendo che sono note le difficoltà di strutturazione che hanno i servizi per impiego regionali, che l'ANPAL. Ora,
poiché le politiche attive del lavoro sono di fatto una competenza regionale più che nazionale, e voi citate il punto che l'ANPAL è nata per fungere da regista della rete degli operatori del mercato del lavoro, ma non ci sta riuscendo. Allora volevo chiederle, al di là di una ipotizzata modifica della Costituzione per cui si va a riportare le politiche del lavoro, attivi del lavoro, esclusivamente in capo a livello nazionale, perché poi è chiaro che se non riescono a ragionare le regioni con il centro, c'è il problema che abbiamo potuto verificare anche sulla questione Navigator che lei ha giustamente citato. Al di là di quello, cosa pensava si possa fare? Perché di fatto voi state attestando una incapacità dell'ANPAL di essere riuscita a effettuare questo lavoro di raccordo, ma non so se l'ANPAL avesse la possibilità o meno, per come avete scritto, quindi probabilmente aveva, diciamo, quasi le mani legate. Questo è il punto, quindi volevo capire cosa, al di là della modifica costituzionale, cosa volevate pensare si potesse fare. E l'altro punto, non comprendo quando dite che l'apertura al mercato privato, perché sostanzialmente, almeno leggendo il testo, ci sono i problemi dei vari centri per l'impiego che hanno un problema di barriere architettoniche e accessibilità. Allora, a questo punto, se il problema dovesse essere questo, abbiamo messo negli anni precedenti una serie di soldi, oltre mezzo miliardo di euro, per la riorganizzazione dei centri per l'impiego. Quindi, di fatto, non comprendo la necessità di dover andare verso un mercato del lavoro, un mercato, diciamo, del privato, fermo restando la cooperazione con il privato, che ovviamente è sempre utile, quando dobbiamo ancora completare di riorganizzare i centri per l'impiego, perché altrimenti non facciamo quello che hanno fatto gli altri paesi in Europa. Quindi volevo capire meglio questo secondo passaggio. Grazie. Posso? Prego. Sì, allora grazie per la domanda. Innanzitutto la prima. Quando effettivamente l'ANPAL in parte non ci sta riuscendo per questioni di propria organizzazione, in parte il ruolo di regia, come anche lei faceva senatore riferimento, ha bisogno, insomma, di una titolarità normativa che poi, diciamo, l'incompiuta azione del Jobs Act, insomma, riteneva che ci dovesse essere poi una modifica costituzionale che non è avvenuta. Però noi riteniamo su questo aspetto che le competenze concorrenti diano a entrambi i soggetti, regioni da un lato, Stato dall'altro, tramite l'AMPA, la titolarità di ideare e di attuare misure di politica attiva. Un esempio molto semplice potrebbe essere quello di concentrare tutte le risorse possono essere gestite dallo Stato centrale su una misura già funzionante e sperimentata, che è l'assegno di ricollocazione. Ricordo a tutti che era stata sperimentata e però nel momento in cui doveva entrare definitivamente in funzione è stata sospesa per essere, diciamo, utilizzata ad appannaggio soltanto dei percettori di reddito di cittadinanza, che poi così non è stato, perché di fatto aveva bisogno di essere regolata, ma ad oggi su quell'aspetto lì non è stato di fatto utilizzato. Quindi usare l'assegno di ricollocazione, regolamentarlo in modo differente a seconda della platea dei destinatari, perché ricordiamo che adesso come platea dei destinatari, anche per via degli interventi dell'ultimo in legge di bilancio, oltre ai percettori di reddito di cittadinanza ci sono nuovamente i disoccupati e poi i percettori di cassa integrazione straordinaria. Ecco, questa è una platea di destinatari che potrebbe essere aiutata verso una ricollocazione da parte dello Stato centrale, e evitando, a nostro avviso, di utilizzare risorse su altre misure che oggi ancora non nascono, e dal momento della genesi al momento della attuazione passerebbe molto tempo. Mi riferisco alla garanzia occupazione lavoro, quindi al GOL, quell'altra misura indefinita prevista nella legge di bilancio, sulla quale molto sinceramente soprassiederei in questa fase.
e lasciando alle regioni le possibilità la possibilità di fare misure con risorse a loro destinate, però chiedendo loro, ecco, un accordo in conferenza Stato-Regione di mettere in campo misure che non si vadano ad accavallare a quelle già previste a livello nazionale, quindi che si rivolgono ad una platea di destinatari diversi, in modo tale da non cannibalizzarsi, in modo tale da offrire un supporto a una platea molto più ampia di beneficiari nel mercato del lavoro. Questo quanto alla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda, io mi riferivo non tanto alla strutturazione diversa dei centri per l'impiego, quanto degli operatori privati, che in effetti non comportano un costo per la finanza pubblica, perché gli operatori privati si ristrutturano da soli, però il problema è questo, che in una capillare distribuzione bisogna fare i conti anche con le sedi delle agenzie per il lavoro, dove sono ubicate in termini, cioè sul territorio nazionale. Faccio un esempio che può riguardare la nostra categoria: i consulenti del lavoro sono l'unica categoria professionale ad essere anche un operatore del mercato del lavoro. Il consulente del lavoro, come sportello territoriale della Fondazione Consulenti per il Lavoro, può fare matching tra domanda e offerta di lavoro, e quindi il consulente del lavoro nel proprio studio può svolgere questa attività. Ma sappiamo che gli studi dei consulenti del lavoro sono dislocati in ogni dove nel paese, anche in dei centri abitati, centri storici, dove le modifiche strutturali magari non sono possibili per via dei vincoli di sovrintendenza dei beni culturali, dei beni paesaggistici. Ecco, per cui pur volendo non possono adeguare anche a loro spese le proprie strutture per l'accesso, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi la nostra proposta sul punto è dettagliata all'interno del documento: consentire a tutte le agenzie per il lavoro di operare sul territorio senza necessariamente adeguarsi in tutti gli sportelli all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma garantendo almeno in ogni provincia una sede che invece abbia tutte le caratteristiche previste dagli attuali bandi sull'accreditamento. E quindi in questo caso, con poche spese da parte dello Stato, anzi zero, avere una rete di operatori molto più capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, che con molta più facilità può accompagnare questa platea enorme di disoccupati verso una riqualificazione ed una ricollocazione al lavoro. Tenete presente che nella maggior parte dei casi sia le misure nazionali, quindi assegno di ricollocazione, che le misure regionali prevedono una remunerazione degli operatori privati al risultato raggiunto. In alcuni casi c'è una piccola dote che viene rilasciata a processo, ma in alcuni casi non esiste, in alcuni casi esiste ma è una minima parte. Nella maggior parte dei casi l'operatore privato percepisce una dote soltanto se colloca al lavoro una persona, un proprio utente. Questo è un ragionamento assolutamente virtuoso, ecco la dimostrazione del fatto che dando la possibilità a quanti più operatori privati si può dare un supporto vero, reale, concreto al mercato del lavoro senza grosse spese a carico dello Stato. Bene, la ringrazio. Chiedo se ci sono altre domande da parte dei senatori collegati. Sì, Presidente. Prego, senatore Candiani. Grazie. Al nostro interlocutore vorrei fare una domanda riferendomi al contributo che hanno messo a pagina 8 della relazione che è stata inviata. Nel caso specifico c'è una oggettiva presa di coscienza che il sistema dei navigator e quello che doveva essere ovviamente il sistema legato a Rete Cittadinanza per riassorbire la disoccupazione non ha funzionato. Ci troviamo oggi, anche in seguito a quello che poi sta dicendo il nostro relatore, ci troviamo oggi a dover affrontare un ulteriore problema, che è quello poi delle richieste, delle pretese di costoro di essere inseriti addirittura nei ruoli dei dipendenti pubblici. Ecco, un focus chiedo su queste situazioni per evitare
che per l'utilizzo dei fondi del recovery si utilizzino ulteriormente figure come è stata fatta quella di Navigator per la reddito di cittadinanza, creando anziché soluzioni ulteriori problemi al sistema. Grazie. Ma è ovvio che non sta a noi poter dare un'indicazione sotto questo aspetto. Io da operatore del mercato del lavoro posso dire e posso darvi atto di quanto sia difficile per una persona, un neofita come era il Navigator, poter essere, diciamo, arrivare ad essere competente in quel tipo di attività. È un percorso, diciamo, lungo, è un percorso impegnativo per il Navigator che ha dovuto imparare, ma anche per il sistema ANPAL e centri per l'impiego che hanno dovuto insegnargli un'attività. A nostro avviso, senza fare ragionamenti, ecco, di spesa, ma faccio ragionamento di opportunità organizzativa, è un controsenso che poi si mandino via depauperando, no, professionalità invece che al nostro mercato del lavoro occorrono. Ecco, su come strutturarli, evidentemente questa è una cosa che non può competere ovviamente a noi dare un'indicazione, però sull'opportunità di farlo riteniamo che l'opportunità ci sia tutta, perché professionalità così importanti sul mercato del lavoro, con così tanta difficoltà che si fa per farle conseguire, non vadano depauperate. Su questo ce lo sentiamo di dire senza alcun timore, ecco, di smentita. Sì, gentilmente, io volevo chiedere solo se a voi risulta, come risulta appunto da vari organi di stampa, che i centri per l'impiego con l'impiego degli attuali Navigator siano riusciti a creare 300.000 nuovi posti di lavoro. Ecco, è così, o forse voi che siete più all'interno di questo ambito riuscite a capire se è così veramente o se non è così? Grazie. Guardi, io quelli sono i dati diffusi dall'ANPAL e evidentemente non ho nessuna ragione né motivo di dover dubitare. E io però faccio una considerazione per onestà intellettuale, ecco, non senza nulla voler diciamo di contro rispetto né all'ANPAL né al sistema pubblico dei servizi per il lavoro, ma la misura, guardi, il reddito di cittadinanza ha due aspetti, sono due facce della stessa medaglia. La prima è una misura di politica passiva, cioè i soggetti bisognosi percepiscono un sostegno al reddito, quindi una misura di politica passiva che li sostiene economicamente. Poi l'altra faccia della medaglia è un meccanismo di politiche attive che deve prenderli in carico, li deve orientare e più possibilmente li deve accompagnare al lavoro. Ecco che lo strumento che viene posto in essere, ma dalla legge, no, per finalizzare positivamente questo accompagnamento al lavoro, è l'assegno di ricollocazione. A me non risulta che l'assegno di ricollocazione sia stato finalizzato in un numero così alto. Sicuramente sono quel numero che ha citato lei, Presidente, è il numero dei percettori di reddito di cittadinanza che sono stati, che hanno trovato un posto di lavoro. Ora, che l'abbiano trovato o meno tramite i centri per l'impiego, questo non è dato saperlo, che l'abbiano trovato o meno tramite l'assegno di ricollocazione, a me non risulta che ci sia un numero così alto di assegni di ricollocazione finalizzati con esito positivo. Ecco, questo per onestà intellettuale mi sento di dirlo. Bene, la ringrazio. Chiedo se ci sono altri interventi. Perfetto, non abbiamo altri interventi. La ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie, buona giornata a voi e buon lavoro, e grazie ancora per l'invito. Continuiamo
con le audizioni. Abbiamo con noi ANPAL, il dottor Domenico Parisi, presidente. Buongiorno presidente, mi sente? Certo che la sento, buongiorno a lei presidente. Grazie, bene, possiamo continuare. 10 minuti più gli interventi anche per lei, prego. Ok, intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di condividere con voi alcuni spunti di riflessione sul piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro. Nel piano vi sono fondamentalmente diversi obiettivi, ma due in particolare che riguardano più da vicino il ruolo strategico dell'ANPA o l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro. Il primo obiettivo che ritengo che sia appunto di rilevanza strategica per l'ANPA è sostenere l'occupazione soprattutto per i giovani e le donne. Il secondo obiettivo è di allineare le competenze dei lavoratori ai reali fabbisogni delle imprese. A questo riguardo nel piano si fa riferimento ad alcune misure fondamentali che fanno capo all'ANPA. L'assegno di ricollocazione, che è anche risorse già stanziate nella legge di bilancio, è ora in fase di ridefinizione al fine di estenderlo ad altri soggetti. Il programma GOL, o garanzia di occupabilità dei lavoratori, anch'esso con risorse in legge di bilancio, il programma deve essere ora designato e definito nei suoi aspetti di dettaglio. Il Fondo Nuove Competenze, una misura già attivata nel 2020 ed estesa nel 2021, e ad oggi le istanze approvate riguardano 381 aziende per un totale di oltre 70.000 lavoratori e più di 6 milioni di euro di formazione. I partenariati pubblico-privati, secondo il modello delle Industry Academy, per creare reti territoriali e settoriali di servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro, orientata a soddisfare i reali fabbisogni professionali delle imprese. Relativamente alle Industry Academy, si sono già avviate interlocuzioni con diverse regioni, operativi nei seguenti ambiti: cantieristica navale, digitalizzazione, big data and artificial intelligence and green economy. La posizione strategica di ANPA nel facilitare la realizzazione integrata degli obiettivi del piano è di porsi in un rapporto di stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro, che è il Ministero di Vigilanza dell'Agenzia, ma anche con i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università, dello Sviluppo Economico, della Transizione Ecologica e della Transizione Digitale. Dal punto di vista strategico, l'ANPA si pone anche come catalizzatore operativo per favorire un'efficace organizzazione dei servizi attraverso la collaborazione pubblico-privata. L'Agenzia è chiamata a garantire che il pubblico mantenga il suo ruolo di regia e coordinamento del sistema delle politiche attive del lavoro, valorizzando al tempo stesso tutto ciò che gli operatori privati possono mettere a disposizione. Vi sono comunque alcuni principi fondamentali per assicurare una buona collaborazione tra operatori pubblici e privati. Innanzitutto è prioritario che le politiche attive del lavoro vengano orientate sulla base dei reali fabbisogni professionali delle imprese, affinché le imprese possano facilmente e rapidamente reperire la forza lavoro di cui necessitano nel breve, medio e nel lungo termine. Quindi cosa voglio dire con questo? Sì, è vero che noi definiamo il fabbisogno, diciamo oggi servono 500 saldatori, ma bisogna capire a chi servono questi saldatori. I servizi di supporto alle imprese nel reperimento della manodopera è al pari dei servizi di accompagnamento delle persone. Sono tanto più efficaci quanto più la solida è la collaborazione tra operatori pubblici e privati. In secondo luogo, occorre quindi partire dalla rilevazione delle opportunità occupazionali delle imprese, per poi analizzare il cosiddetto skill gap, vale a dire lo scarto tra le competenze richieste da un'impresa e quelle disponibili sul mercato. A questo riguardo è importante capire come il mercato del lavoro possa essere di fatto suddiviso in tre fasce: low skills, middle skills and high skills. In Italia, come in altri paesi, the highest and middle skills tra diploma e laurea hanno circa solo il 60-65% di tutte le professionalità richieste. Un terzo principio fondamentale riguarda la messa a punto di strumenti digitali e registri del lavoro comuni, che possono essere utilizzati da tutti gli operatori pubblici e privati, da tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire standard di qualità uniformi nell'erogazione dei servizi. Come quarto punto essenziale è necessario portare a termine la realizzazione di un sistema informativo nazionale sulle opportunità occupazionali delle imprese. Serve quindi un sistema digitale di accesso di labor exchange in cui accedere in maniera tempestiva e semplificata alle vacanze nell'immediato, medio e lungo termine, con il contributo sia degli operatori pubblici che quelli privati.
Da ultimo, last but not least, come si ci vuol dire, è fondamentale realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, detto anche sistema di open badge. È uno strumento già previsto dalla legge, ma da implementare e perfezionare con sistemi digitali moderni, che includono anche metodologie come l'artificial intelligence, blockchain e machine learning. Il fascicolo digitale del lavoratore consente a chi cerca lavoro di definire il proprio percorso professionale nel tempo e di organizzare e gestire le transizioni e di capitalizzare le esperienze del mercato del lavoro nel sistema formativo in relazione alle esigenze del modello del mondo delle imprese. In questo modo si facilita anche il rapimento del capitale umano da parte delle imprese in tempo reale. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e domande. Grazie. Grazie Presidente, chiedo se ci sono domande, se c'è il Presidente Pesco. Prego Presidente. Grazie Dottor Parisi. Le volevo chiedere questo, prima poi abbiamo parlato proprio con i consulenti del lavoro sulle opportunità messe a disposizione dei percettori del reddito di cittadinanza. Volevo chiedere, quindi conferma a lei, quindi in questo anno caratterizzato dalla crisi pandemica e sociale e occupazionale 2020, volevo chiederle come è andata dal punto di vista dell'ANPAL. Effettivamente molte persone sono riuscite a trovare lo stesso lavoro pur essendo appunto questo periodo così delicato e pieno di difficoltà. E poi volevo chiederle sul punto quarto, sulla necessità di creare un sistema informativo nazionale sulle opportunità occupazionali. Ecco, su questo ANPAL penso che sia già protagonista della realizzazione di una piattaforma del genere. A che punto siete? Grazie. Okay, c'è un'altra domanda caso. Poi c'è un'altra domanda, prego. Posso già, grazie. Grazie Presidente. Professore, buongiorno. Dunque, prima buongiorno. Abbiamo parlato con il dottor Duraccio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come aveva detto il Presidente Pesco, in merito alla situazione di ANPAL. Ora, io avevo fatto una richiesta, però volevo avere anche il suo punto di vista. Poiché c'è questo problema che le politiche attive del lavoro sono a livello per Costituzione, sono in pratica delegate alle regioni, ma nella realtà c'è la necessità a livello centrale di poter dare un indirizzo che possa permettere di arrivare in maniera uniforme sul territorio. Al di là della modifica costituzionale, che come ha ricordato il dottor Duraccio, era una di quelle cose diciamo ipotizzate dal Jobs Act che poi dopo non è stata effettuata, ma al di là di quella modifica costituzionale e quindi per riportare in capo allo Stato le politiche attive del lavoro, evitare le incongruenze, cos'altro si potrebbe fare in questa maniera, in questo momento, per poter cercare di realtà di riuscire ad avere un deployment effettivo in questo caso del reddito di cittadinanza e delle politiche attive del lavoro? E a questo punto, poiché era stato già fatta, un collega senatore Candiani aveva detto che i navigator non avevano funzionato, di fatto il dottor Duraccio aveva detto che nella realtà c'è stata un'impossibilità in alcuni casi. Io so anche per conoscenza che in alcuni casi i navigator non hanno avuto proprio la possibilità di lavorare, non avevano le chiavi di accesso ai sistemi, quindi questi problemi che derivano ancora una volta tra diffusione da livello centrale e livello regionale. E ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, ha detto sarebbe assurdo a questo punto perdere queste competenze. Fermo restando che loro hanno effettuato una selezione pubblica e non un concorso pubblico, poiché ci sono una serie di assunzioni per i centri per l'impiego, potrebbe essere invece una cosa utile prevedere di poter avere delle indicazioni di competenze nell'ambito di questi concorsi in maniera tale da non perdere queste professionalità che si sono formate nel tempo e che comunque sono comunque di alto livello perché sono tutti laureati, in maniera tale da rimpolpare i centri per l'impiego e procedere verso un migliore utilizzo degli stessi anche nell'ambito sia del reddito di cittadinanza che dell'assegno di ricollocazione, del GOL e delle altre misure che stava dicendo. Grazie. Posso rispondere, Presidente? Okay.
Per quanto riguarda la prima domanda, per il numero dei percettori delle cittadinanze o non percettori, ma dei beneficiari, perché percettori sono le unità familiari, sì, è vero, i dati confermano che all'incirca 350.000 beneficiari hanno avuto l'opportunità di avere un rapporto lavorativo dopo aver ricevuto il reddito di cittadinanza. Posso dire con certezza che il risultato è di un lavoro fatto di squadra, quindi della misura nell'insieme. Quindi è vero che alcuni sono stati molto critici per il lavoro e i risultati, però se pensiamo che di quelli che sono tutti dal patto del lavoro all'incirca 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 sono passati dai centri per l'impiego più di 800.000-900 persone dove hanno fatto un percorso molto preciso dalla convocazione alla verifica degli esoneri, quindi patto di servizi, patto di lavoro, i navigator hanno avuto un ruolo fondamentale in questo contesto. Vorrei anche precisare che il navigator non entra in termini di assistenza all'utente in generale, ma cerca di far capire qual è la complessità delle cose che bisogna mettere insieme in modo tale che chi riceve quel servizio sia integrato in maniera integrata. Quindi i numeri 350 sono numeri che posso verificare. Per quanto all'assegno di ricollocazione, posso dire che solo 35 assegni sono stati rifatti alla fine erogati, oppure mi sembra di capire che i numeri sono abbastanza bassi, ma lì bisogna capire anche le ragioni per cui l'assegno non ha funzionato come avrebbe dovuto. Quindi non è, penso, un problema di misura, forse è un problema di come è stato operanizzato, quindi ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda il secondo punto, sì, è vero, l'ANPAL ha già dei sistemi informativi, proprio nell'ultimo anno, anche per tramite la sua ente in-house, ANPAL Servizi, ha creato un sistema, sempre grazie a Navigator, per la raccolta delle cosiddette opportunità occupazionali. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza avanti per quanto riguarda questo tipo di strumenti. Poi per quanto riguarda cosa possiamo fare di più per l'AMPA, io penso che l'AMPA può avere di fatto un ruolo fondamentale soprattutto nel coordinamento di tutti gli attori, visto anche che se dobbiamo fare politiche attive di lavoro con la finalità anche di facilitare sviluppo economico, può avere un ruolo di coordinamento trasversale, quindi con il Ministero dell'Istruzione, anche con il Ministero, come ho detto anche nella mia relazione, dell'innovazione, così come anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto riguarda i navigator, l'ultimo punto, l'ultima domanda. Io personalmente ritengo, spero, che si riesca a prorogarli questi lavoratori per almeno un altro anno, soprattutto in vista del fatto che le due misure, il reddito cittadinanza, l'assegno di ricollocazione e GOL, richiedono un ampliamento delle platee che di fatto dovrebbero fare lo stesso percorso, presa in carica, verifica di alcune attività, e quindi sono di fatto l'impianto è stato messo in piedi, anche se per il reddito di cittadinanza, però di fatto il processo non è molto diverso dal punto di vista del processo amministrativo della presa in carica. I navigator potrebbero essere di fatto una risorsa importante insieme appunto al rapporto con le agenzie private. E quindi sì, sono d'accordo che si potrebbero valorizzare, quindi inserirli appunto nel processo di potenziamento di tutto il sistema nelle politiche attive di lavoro in Italia. Bene, la ringrazio. Chiedo se ci sono altri interventi. Sì, Presidente, solo una considerazione finale anche sulle parole appena dette del Presidente, perché a me lascia sempre un po' perplesso il pensiero che se ci troviamo in un'azienda privata, nel momento in cui si consuma parte del capitale dell'investimento e non si produce tale per remunerare l'investimento fatto, questa azienda o chiude o cambia ovviamente modalità di operare o cambia lavoro. È evidente che se qui il sistema non funziona o si cambia qualcosa o altrimenti è difficile che produca qualcosa in futuro, tanto più in una condizione nella quale i percettori del reddito ovviamente beneficiano del lavoro che in questo caso scarseggia ulteriormente. Cioè, o c'è maggiore efficacia nell'azione, altrimenti rischiamo di mettere in moto solo un meccanismo purtroppo assistenziale, ma che non produce reddito, e anzi ne consuma, tenendo conto che la nostra economia è sempre più fragile e chi paga le tasse sono sempre meno rispetto a chi percepisce ovviamente vantaggio. È una considerazione. Grazie.
Condivido, mi sembra che condivido pienamente. Vorrei solo aggiungere è una questione appunto di è un dato di fatto, quindi non posso non prendere atto di quello che ha detto. Comunque voglio anche dire che c'è la vicinanza, come ha detto, l'ho sentito un collega precedentemente, ci sono due parti, l'aspetto appunto del sostegno al reddito, c'è l'aspetto appunto del sostegno alle politiche attive. Ora, come sia andata, bene o male, io penso che dobbiamo fare un po' un esame, una valutazione di tutto quello che è avvenuto, quindi secondo me, questa è una mia considerazione personale, l'idea di rafforzare quindi il sistema delle politiche attive nella seconda fase è come punto di partenza e può essere universale per tutti i target, era una cosa abbastanza ragionevole. Quello che non è avvenuto, e spero che avvenga in questa fase appunto di misure innovative come Gold, Reddito di Cittadinanza o l'Industria Academy, è che anche l'impianto su cui si innescano queste misure di fatto cambiano. Quindi l'AMP ha un ruolo importante, però è anche importante capire se la governance deve essere cambiata, è importante capire se l'impianto così come è oggi di fatto è idoneo o adeguato al fatto che le misure che vengono presentate richiedono un impianto diverso. Quindi anche questo è un altro tipo di discorso che dobbiamo fare. Quindi non è che i navigator sono stati inefficienti, inadeguati. Sono stati preparati per fare un lavoro, magari messi in un impianto che ha avuto difficoltà a cambiare. Però di fatto adesso siamo chiamati a rispondere a un'emergenza che proprio ci impone un cambiamento strutturale dell'impianto. E mi auguro che avvenga, per tutto qua. Mi scusi, no, una considerazione, perché forse non vorrei che le parole del collega Candiani tendano a rafforzare quella narrativa secondo la quale i navigator siano una spesa inutile. Quindi è fondamentale per noi capire se effettivamente servono delle nuove competenze all'interno dei centri per l'impiego oppure se sono risorse perse. Visto che dell'inizio dell'attività dei navigator all'interno dei centri per l'impiego, chi riusciva a trovare lavoro era, bene o male, si parla di cifre al di sotto del 3%, e ora invece si è passati a 300.000 nuovi posti creati attraverso i navigator. Ecco, è utile continuare a investire in questo senso, cioè arricchire di competenze i centri per l'impiego, o è meglio, come dice il nostro collega Candiani, rinunciare e lasciare i centri per l'impiego così come sono? E quindi mi viene da dire allo sbando. Prego. Allora, guardi, io penso che la sua, ma non ho detto questo, quindi le consento tutto, ma non di cambiare le parole che ho letto, altrimenti c'è veramente una scorrettezza di fondo. Io non ho detto di lasciare le cose come stanno quando non vanno bene, ho detto al contrario, che bisogna prendere atto, se una cosa non funziona, che non funziona, e modificarla, perché altrimenti è evidente che si consumano più risorse rispetto a quella che si producono, che è altra cosa, mi consenta. Quindi l'esperienza di navigator, prego. Quindi io penso che dobbiamo partire da quello che è il nostro obiettivo. Quindi io sono partito con l'idea che bisogna rafforzare il sistema pubblico nel offrire i servizi delle politiche attive del lavoro. Quindi se questo è l'obiettivo, i navigator hanno di fatto aiutato a rafforzare il sistema pubblico, e i risultati sono chiari, perché 350.000 su tutti quelli che sono al lavoro sono pari al 30-35%, qualcosa che non è mai avvenuto neanche nel mercato, si ottengono questi risultati. E quindi valorizza il pubblico. L'idea del navigator, ancora una volta, è quella proprio di valorizzare, di trovare sinergia, io dico sempre, in modo tale che l'insieme più grande della somma delle parti. Quindi il navigator ha questo ruolo, e spero che possa continuare questo ruolo, valorizzando figure anche come i tutor, che possono essere forniti dai privati oppure anche dalle regioni, creando sinergia tra diversi attori a livello regionale ma anche a livello nazionale. Quindi anche nel rapporto con le imprese, noi per la prima volta abbiamo creato un sistema dove ci sono 3 milioni di imprese in un unico sistema, grazie ai navigator che ci hanno aiutato ad avere questo primo contatto con le imprese. Quindi se lei chiede a me, naturalmente sarò anche di parte, però le posso garantire con dati alla mano che i navigator di fatto sono un contributo a rendere il sistema pubblico più efficace nell'erogazione dei servizi per l'impiego. Comunque anche riconoscendo il valore dei privati, infatti proprio perché il pubblico può essere rafforzato e proprio perché il pubblico può essere messo in condizione di avere un rapporto più costruttivo con i privati, io penso che nel lungo termine aiuterà anche a rafforzare proprio tutto il sistema delle politiche attive del lavoro.
Quindi io spero che potranno, possano continuare nel loro operato, soprattutto in questa fase di emergenza. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, non c'è nessuno, quindi a posto così. La ringrazio, dottor Parisi, e continuiamo con l'ultima audizione della giornata. Grazie, buona giornata. Continuiamo con l'ultima audizione della giornata. Abbiamo il Fondo di Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi, Presidente. Buongiorno, Presidente. Cedo a lei la parola. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, il mio breve speech è limitato al tema dell'allineamento del piano italiano per la ripresa e la resilienza con gli indirizzi europei di Next Generation EU. In particolare considero questi indirizzi come la guida pubblicata dalla Commissione il 21 dicembre del 2020, ma soprattutto quella poi modificata del 22 gennaio del 2021. La guida, strutturata in quattro parti, come sapete, indica gli indirizzi precisi e un modello standard per la predisposizione dei piani nazionali. In particolare, secondo questa guida, il piano nazionale dovrebbe dettagliare i progetti, le misure e le riforme previste nelle aree di interventi riconducibili a sei pilastri. Sono in sintesi la transizione verde, la trasformazione digitale, crescita sostenibile e ricerca, coesione sociale e territoriale, salute, politiche per la prossima generazione, incluso l'istruzione. Ora, ricordo che il piano nazionale dovrebbe dettagliare i progetti, le misure e le riforme. Faccio presente che il piano nazionale al nostro esame, quello inviato al Parlamento, proposto dal governo il 12 gennaio, non ha più l'allegato dei progetti. E quindi la prima indicazione di dettagliare i progetti, non siamo in grado di valutarla perché questa versione del piano manca dell'allegato che dettagli i progetti. Nella guida europea la transizione verde è confermata non a caso al primo posto e nella parte prima della guida sugli obiettivi generali la guida indica i seguenti indirizzi per i piani nazionali. Spiegare come le misure previste siano coerenti con le priorità del Green Deal, in particolare con il pieno rispetto delle priorità climatiche e ambientali, così come ogni riforma deve rispettare il Do No Significant Harm Principle della tassonomia europea degli investimenti ecosostenibili. Ora, diciamo, questa valutazione di impatto del piano italiano non è conosciuta e questa descrizione dell'impatto sulle priorità climatiche e ambientali e sui criteri della tassonomia europea al momento sono sconosciuti. Secondo, allocare almeno il 37% del totale per l'azione climatica, indicando come il piano raggiunga questo target e spiegando come le misure finanziate e le riforme contribuiscono a raggiungere i target climatici al 2030 e la neutralità climatica al 2050. Anche questo non è indicato nel piano nazionale al nostro esame e non pare un indirizzo molto discrezionale. Ovviamente si possono mettere insieme diverse voci del piano, ma bisogna fornire questa stima di almeno il 37% del totale destinato all'azione climatica e anche i target climatici al 2030. Su questo apro una breve parentesi perché credo sia un punto cruciale, perché oltre alla quota 37% che il Next Generation EU abbia al suo centro un'azione più incisiva per il clima è un fatto ampiamente scontato, sta in tutte le comunicazioni, non ultima, certo sicuramente per importanza,
quella del Presidente Draghi al Parlamento. Bene, ma i target climatici al 2030 qua, quali sono? Se noi teniamo i vecchi target del PNIEC abbiamo un quadro. Se aggiorniamo questi target ai nuovi target europei ormai deliberati dalla Commissione del Parlamento, benché in attesa dell'approvazione definitiva della Climate Law, che dovrebbe avvenire entro giugno, sono certamente modificati e molto più sfidanti e passano dal 40 al 55% di taglio delle emissioni al 20-30 con tutto ciò che comporta per efficienza e risparmio energetico, rinnovabili, ripartizione dell'effort sharing per i settori non ETS e grandi impianti, grandi emettitori regolati dall'emission trading. Faccio alcuni esempi per esplicitare questa preoccupazione. Se noi stiamo sui vecchi target del PNIEC, puntiamo su verso un 55% di elettricità fornita da fonti rinnovabili. Col nuovo target del 55% dovremmo arrivare fra il 65 e il 70% al 2030 di elettricità fornita da fonti rinnovabili. Con un simile consumo finale di energia rinnovabile bisogna aumentare l'investimento negli adeguamenti delle reti e degli stoccaggi. Se invece si mantiene il vecchio target, questi investimenti possono essere diluiti e certamente hanno minore portata. Il settore dei trasporti in Italia negli ultimi 20 anni ha sostanzialmente mantenuto stabili le emissioni. Col target del settore non ETS, cioè esclusi grandi impianti, grandi emettitori, che diventa sfidante, anche il settore dei trasporti deve essere investito da ben altro impegno di decarbonizzazione. Se noi acquisiamo questo impegno, è un conto nel valutare le misure sulla mobilità sostenibile del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Col vecchio quadro invece questo diventa meno cruciale, meno sfidante. È previsto che dopo l'approvazione della Climate Law si rivedrà anche la direttiva cosiddetta ETS, Emission Trading Scheme, che riguarda le emissioni dei grandi impianti, grandi emettitori di gas serra, soprattutto CO2, regolati direttamente a livello europeo. Col vecchio target questi impianti avevano dei limiti al 2030 intorno al 43%. Col nuovo target dovranno superare il 55%. Ora, se noi abbiamo presente come diventa sfidante, stiamo parlando di grandi impianti siderurgici, ma anche chimici, ma anche cartiere, centrali termoelettriche, non solo a carbone. Con i nuovi target dovremo fare uno sforzo, i cementifici, dovremmo fare uno sforzo di decarbonizzazione su questi grandi impianti di grande impegno. Se l'abbiamo presente dobbiamo investire in tecnologie e innovazione di decarbonizzazione impegnativa. Se non l'abbiamo presente facciamo finta di non accorgercene e fra qualche mese arriverà questa mazzata dei nuovi target per i grandi impianti e grandi emettitori e saremo colti del tutto impreparati, salvo qualche discussione ancora troppo generica sull'acciaio primario dell'Ilva. Quindi questo tema dell'aggiornamento dei target al 2030, anche se formalmente può essere rinviato a giugno, a luglio, dopo l'approvazione della Climate Law a livello europeo, sarebbe bene già averlo presente almeno come quadro di riferimento nel finanziamento delle misure climatiche dentro il PNR. Bisogna poi contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali europei, compresa la protezione delle acque, la transizione all'economia circolare, la prevenzione dei rifiuti, il riciclo, la prevenzione dell'inquinamento, la protezione e ripristino degli ecosistemi e rendere più ecologiche le aree urbane. Ecco, diciamo, questi indirizzi generali, io non lo voglio fare molto lunga, e sono indirizzi molto penetranti e devono essere affrontati, applicati nel piano nazionale. Infine un'ultima osservazione, poi vi manderò una nota scritta in modo che queste osservazioni possano essere valutate anche con maggiore attenzione.
L'ultima annotazione è che la quota per i nuovi progetti nella voce transizione verde dei 67,49 miliardi in Next Generation, ben il 30,16 miliardi, cioè il 44,6%, sono impiegati per sostituire finanziamenti già stanziati per progetti in essere. Il piano non indica i criteri seguiti, ma perché in questa missione la quota dei progetti in essere sia decisamente più ampia di quella in tutte le altre missioni. Se si applicasse la media anche per la transizione verde, che è il 31% invece del 44,6%, si avrebbero 29,9 miliardi di finanziamenti progetti in essere e, mantenendo il totale con la stessa cifra, circa 47 per nuovi progetti, cioè circa 10 miliardi in più, con i quali si potrebbero finanziare molte delle necessità o degli indirizzi così ben precisati anche a livello europeo. In particolare, aumentando le risorse per rendere più ecologiche le aree urbane, in particolare ancora per la mobilità urbana sostenibile, che richiede importanti riforme e adeguati investimenti. Anche il tema della transizione all'economia circolare potrebbe essere meglio valorizzata indirizzando lo stanziamento transizione 4.0 nella prima missione alla voce digitalizzazione, innovazione, eccetera, a misure previste nel nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, che però vanno indicate puntualmente, come è stato fatto poi nelle leggi di bilancio, almeno nelle ultime due. Invece manca questa indicazione per transizione 4.0 nella proposta di piano inviata dal governo al Parlamento. Ma e concludo sollecitando però che sia richiesto anche l'allegato dei progetti a questo piano, che si arrivi a poterli valutare, perché non basterà mandare un piano come questo, perché fra le indicazioni, lo ripeto, c'è quella di indicare precisamente i progetti, che fra l'altro riceveranno finanziamenti attraverso la valutazione degli stadi di avanzamento. Quindi non stiamo facendo una mini legge di bilancio che stanzia competenza e cassa, ma stiamo prevedendo un piano che deve a sua volta indicare in un disegno possibilmente coerente dei progetti che vengono poi finanziati per essere realizzati. E sarebbe bene che questa pubblicazione, questa disponibilità di accesso ai progetti e di definizione dei progetti accompagni in maniera più puntuale il piano. Grazie per la vostra attenzione. Bene, grazie a Edo Ronchi. Chiedo se ci sono domande. Presidente, sì. Pesco, prego. Mi prenoto. Prima Candiani. No, prima Presidente, non sia mai. Non volevo mancarle di rispetto, collega Candiani. Volevo solo questo, gentilmente, se può ribadire, l'ha già detto tre volte, ma secondo me è giusto ribadire, il fatto che bisogna fissare fin dall'inizio quali sono gli obiettivi di riferimento per riuscire a tarare in modo corretto gli investimenti necessari per riuscire a portare a termine, quantomeno iniziare in modo proficuo, il raggiungimento di questi obiettivi. Gentilmente, ci può ripetere brevemente questo concetto? Grazie. Negli indirizzi per il piano si dice finanziare le misure necessarie per realizzare i target al 2030. E questi target al 2030 sono stati recentemente modificati con una proposta che è partita dalla Commissione, è già stata approvata dal Parlamento e adesso è nel trilogo con il Consiglio nella fase finale, ma è ormai acquisito che questo scenario al 20 del 2030 sia cambiato, non è più quello sul quale noi abbiamo calibrato il PNIEC, cioè il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, che era il 40% europeo, poi declinato in 43 per i grandi impianti, grandi emettitori, e 33 per i settori non ETS. La media per l'Italia veniva il 37%. Immaginate cosa vuol dire passare da uno scenario del 40% a uno scenario del 55% di taglio delle emissioni, che vuol dire
che gli obiettivi per l'efficienza energetica, per le rinnovabili, per i trasporti e anche, non soprattutto, per i grandi impianti, grandi emettitori di CO2 e anche di gas serra, non solo di CO2, è un cambiamento di vasta portata. Ora, noi ancora non disponiamo del regolamento Climate Law europeo che sarà approvato entro giugno, ma abbiamo però certezza sul quadro mutato, perché questo è fuori di discussione. Quindi sarebbe bene che già nel predisporre i piani e i progetti per il recovery plan italiano si abbia questo orizzonte di adeguamento dei target, anche approssimativi, anche lasciando un intervallo, però non rimanendo ancorati al vecchio PNIEC che ormai sappiamo tutti essere superato, in particolare per alcune scelte che sono molto impegnative e molto sfidanti. Dicevo, le rinnovabili elettriche, per fare un esempio, i trasporti, per farne le emissioni di trasporti, per farne un altro, l'economia circolare, perché la riduzione dei gap di circolarità contribuisce, quando gli obiettivi sono sfidanti, anche a ridurre le emissioni di gas serra, e il supporto tecnologico innovativo per i processi produttivi di grandi impianti, grandi emettitori, per arrivare a un processo così accelerato di decarbonizzazione. Grazie. Prego, senatore Candiani. Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente Ronchi per l'esaustiva sua relazione. Una domanda, anzi due domande, una cortesia. Voi, come in questo caso come istituzione, come fondazione, avete avuto modo di essere consultati dal governo nella fase di stesura del piano, oppure l'interlocuzione, come è avvenuto per noi, avviene solo ex post, cioè dopo avere potuto leggere i documenti di piano e quindi avere anche in questo caso poco materiale a disposizione, perché non ci sono, come ha giustamente identificato, i progetti? Quindi volevo capire questo, se c'è stato gli stati generali, qualche cosa prima, se vi siete trovati a prendere un caffè. Cioè, avete parlato in qualche modo di queste importanti cose di cui lei ha detto, o ne stiamo parlando noi per la prima volta ex post? Seconda questione, la sua è una storia di ecologia e di difesa dell'ambiente che risale al secolo precedente, con tutto rispetto. Quindi c'è una rete e c'è anche una relazione internazionale che va ben oltre lo sguardo italiano. Che cosa stanno facendo negli altri paesi europei? Non tutti hanno a disposizione i nostri 209 miliardi, una parte sappiamo sono prestito, una parte invece sono fondo perduto. La Germania, ad esempio, ha a disposizione essenzialmente fondo perduto, 40 miliardi circa. Che cosa stanno facendo gli altri? Come si stanno indirizzando? Quali progetti? E in questo senso, senza aver vergogna e senza voler essere originale a tutti i costi, ci sono delle buone pratiche da copiare che gli altri stanno attuando e sulle quali noi, senza perdere tempo, possiamo orientarci? Grazie. E sulla prima domanda, cioè confronto con il governo Conte, noi abbiamo avuto alcune occasioni di confronto, direi molto di ricognizione, cioè noi abbiamo inviato le proposte elaborate, come lei citava opportunamente, dagli Stati Generali, attraverso una consultazione molto complicata, perché c'è un consiglio con 67 organizzazioni di imprese. Quelle proposte sono state inviate, sono state cortesemente ricevute, abbiamo avuto conferma del loro ricevimento, però non siamo mai stati chiamati a discuterle de visu. C'è stato detto che sarebbero state prese e valutate con grande attenzione, e lì ci siamo fermati. E per quanto riguarda le esperienze degli altri paesi europei, fermo restando che è un'elaborazione in progress, perché noi conosceremo, come del resto avviene per l'Italia, i piani presentati dagli altri paesi quando saranno presentati, e quindi per ora abbiamo anticipazione stampa e qualche colloquio che abbiamo avuto nei settori francesi, dove i francesi sono già un po' più avanti, dei collegamenti europei, però non hanno ancora presentato il piano. E come l'esperienza insegna, sai, fra le bozze che fai circolare, su cui avvii il dibattito, e i piani che poi vengono depositati in maniera formale, a volte ci sono dei cambiamenti, direi anche sostanziali.
diciamo, sulla base di queste prime valutazioni, mettiamole così, i francesi sono stati i primi che l'hanno comunicato e abbiamo avuto anche i testi che loro, diciamo, hanno diffuso alla stampa. Ovviamente hanno una quota minore soprattutto di sovvenzioni ma anche di prestiti e hanno selezionato un numero molto ridotto di priorità e queste priorità sostanzialmente riflettono i due pilastri, cioè la transizione ecologica, l'ecologia, la digitalizzazione e una parte dedicata con grande attenzione a progetti per i giovani, intendendo Next Generation EU come un progetto per i giovani. Spicca il tema, aggiungo ovviamente, climatico, questo sembra abbastanza scontato, neanche in questa bozza però c'era un calcolo, ma non rispondente ancora ai criteri europei, si annunciava che la valutazione di impatto ambientale e climatica sarebbe stata aggiunta successivamente. Notizie del piano tedesco le abbiamo avute, c'è una discussione molto forte sulla decarbonizzazione dei grandi impianti, grandi emettitori, lì comporta anche una discussione sulle centrali a carbone, lignite, che ancora sono, hanno una parte importante, e quindi però c'è anche l'impegno di accelerazione. Ci sono alcune grandi imprese che stanno facendo notevoli investimenti, c'è una forte sollecitazione tedesca alla border carbon tax, perché questi grandi impianti dicono che con questi nuovi target subirebbero una forte concorrenza da parte, diciamo, sui mercati internazionali, e quindi sollecitano in maniera molto forte sistemi di carbon pricing e di border carbon tax sulle importazioni. Poi c'è il piano inglese, che però ovviamente non rientra nei piani europei ma è stato presentato, molto impegnativo, molto centrato sulla mobilità. Loro anticipano il divieto di immatricolazione di nuove auto diesel e benzina al 2030, che è piuttosto impegnativo come target. Finanziano però anche il nucleare, questo è un dato sia loro che i francesi, dentro i progetti di decarbonizzazione, indirizzo che non pare condiviso a livello delle scelte della Commissione europea. E indicano un target del 65% però al 2030, essendo il paese ospitante della COP26 di Glasgow, stanno facendo un grosso sforzo nella direzione dei target climatici. E io penso che complessivamente sia un po' difficile fare una valutazione europea in questo momento, però diciamo quello che ci sentiamo di dire è che sarà molto attiva la gestione della Commissione dei criteri che ha comunicato. Sappiamo dei colloqui preliminari perché abbiamo incrociato alcune valutazioni e indirizzi in cui c'è stata la risposta, ma noi abbiamo pubblicato la guida per fare questi piani, sapete già come la pensiamo, ecco, più o meno a richiesta, ma come intendete muovervi sui piani presentati. La risposta è questa. Poi il parere della Commissione andrà al Consiglio per l'approvazione finale, però insomma meglio si sta dentro gli indirizzi, almeno quelli di fondo, della guida pubblicata dalla Commissione il 21 gennaio, più si riuscirà ad accedere ai finanziamenti in maniera agevole. Questa è l'impressione che noi abbiamo. Grazie. Bene, sì. Ringrazio. Abbiamo ancora una domanda da parte del senatore Dall'Oglio, prego. Sì, grazie Presidente. Presidente Ronchi, una domanda, una curiosità. Quando lei dice che aumentare la quota per i nuovi progetti per il clima e la transizione verde, perché sostanzialmente dice che il 44,6% sono per progetti già in essere, mi domandavo, ma non è, magari non so se lei ha avuto la possibilità a questo punto di verificare o conoscenza di questi progetti preesistenti, non è che magari questi progetti possono
essere, se vogliamo, necessari, e quindi necessari da porre in essere, quindi da creare, da portare a casa prima di fare nuovi progetti, perché sono la base, sono dei predecessori, dei successivi progetti o altro, perché di fatto in effetti questo, la questione che lei dice che ci potrebbero essere, applicando una stessa percentuale, circa 10 miliardi in più, in effetti è una cosa abbastanza importante. Allora, si potrebbe spiegare solo se questi progetti preesistenti sono effettivamente necessari per poi dopo andare in opera con altri progetti, però volevo avere qualche maggiore indicazione da lei. Grazie. Dei progetti in essere sappiamo quello che è scritto nella bozza di piano, quindi della quota dell'ecobonus, della quota in difesa del suolo, soprattutto queste due grandi voci. No, non abbiamo motivo di ritenere che i progetti in essere non siano buoni e nemmeno che finanziando progetti in essere si agevoli la spesa. Questo richiede semmai di guardare le procedure, le modalità di spesa e non di per sé il fatto che siano in essere. Lo spostamento da progetti in essere a nuovi progetti serve a liberare maggiori risorse per nuovi progetti. E siccome riscontriamo una forte necessità in alcuni indirizzi, io alcuni li ho citati, le reti e l'accumulo per l'elettrico, la mobilità sostenibile urbana, il greening delle città anche per la biodiversità e il supporto tecnologico, l'innovazione, grandi impianti, grandi emettitori, dice dove li troviamo questi soldi? Mantenendo le coperture in parte, perché non è che si tratta di cambiare completamente, in parte, invece del 44% fate il 31% di progetti in essere, e quindi si tratta sostanzialmente di come si manovra sul debito, perché quelli progetti in essere sono già finanziati a legislazione vigente e quindi alimentano il debito, sostituendo con finanziamenti Next Generation EU in parte in donazione, in parte in prestiti, evidentemente si lavora sul saldo complessivo della finanza pubblica. Bene, ripartiamo questo saldo su tutte le missioni con un criterio omogeneo, e quindi non tocchiamo i saldi di finanza pubblica, però non scarichiamo sulla missione transizione ecologica in maniera così forte il finanziamento dei progetti in essere. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ripeto, non comporta un giudizio negativo sui progetti in essere, assolutamente. Bene. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio il Presidente Pesco per aver partecipato, ringrazio i senatori e gli auditi di oggi, continueremo poi nel pomeriggio con il secondo ciclo di audizioni. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Grazie.